Allora, buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale, non so se do notizia che lo presiderò io in assenza del Presidente Lucco. Come è previsto dal regolamento. Allora. Buonasera a tutti, faccio l'appello, Lucco Diego è assente, Nicco Davide, Principi Francesco, Gaeta Cosimo, Crivello Giancarlo, Ristaino Domenico, Finelli Gabriele, Bugin Piercarlo, Gaido Claudio, c'è, Rasore Augusto, Del Vento Marco, Gallo Walter, c'è, De Maria Francesco, no, presenti 8. Benissimo, allora siamo al primo punto all'ordine del giorno, comunicazione al Consiglio Comunale, ci sono prima i verbali della seduta precedente, sì. Che darei per letti, sì. Su quali c'è votazione? No, non c'è votazione, quindi facciamo presente se c'è qualche cosa da, qualche annotazione sui verbali della seduta precedente, nessuno, quindi possiamo iniziare. Iniziamo col primo punto dell'ordine del giorno, comunicazione al Consiglio Comunale di una variazione di bilancio passata in giunta, in particolare adottate dalla giunta comunale con deliberazione numero 30 del 21/4/2017. Dunque la premessa che vale per tutti è che sono delle delibere di giunta fatte per far fronte a delle spese che poi devono essere, di cui deve poi essere data notizia in Consiglio Comunale. Per questa prima variazione, una variazione molto semplice, sono stati spostati da un capitolo all'altro, cioè dal capitolo 4760/1/1 al 4760/1/2 1.100 euro che rappresentano il costo necessario per l'assicurazione dell'OCC, dell'organismo di composizione della crisi, che è l'unico costo che è a carico del Comune per questa iniziativa. Se ci sono, no, questo è solo un appresentato, giusto? Comunicazione. Sì, comunicazione. Se ci sono interventi? Nessuno, allora passiamo alla seconda comunicazione. Qua invece è una variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 38 del 15/15/2017. Con questa invece era? Ah sì, perché un dipendente comunale ha chiesto, avendone diritto, la corresponsione degli assegni familiari che non aveva chiesto negli ultimi anni, quindi avendone diritto dobbiamo darglieli, quindi si fa una variazione in cui si mettono 7.400 euro nel capitolo per l'erogazione di questi assegni familiari al dipendente. Ci sono osservazioni? Nessuna, allora passiamo al terzo. Altra variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione 45 del 19/5/2017. Con questa variazione invece siamo andati a finanziare 16.941 euro. Sì, per finanziare. Cofinanziare, partecipare insieme al Comune di Carignano a un bando della Regione per la messa in sicurezza di strade e per la viabilità locale. Sappiamo già che il bando non è andato a buon fine, nel senso che il Comune di Carignano è stato, come noi del resto, ammesso ma non finanziato per carenza di fondi, e quindi di fatto abbiamo messo questi soldi, li avremo ancora a disposizione perché non li investiremo in questo senso. Se ci sono osservazioni, prego. Beh, certamente sì, anzi sono già stati stornati per essere destinati a strade. Li abbiamo messi nelle strade, abbiamo da fare dei lavori. Gli ulteriori, quelli già previsti, questi sono ulteriori 16.000, dobbiamo fare dei lavori sui bombini, sulle bocche di lupo, incrementarle. Ho cominciato una bocca di lupo nel sottopasso di via Borgo Nuovo, di via Pralorno, scusate, vorremmo continuare con i prossimi. Sono altre osservazioni, precisazioni, nulla. Infine, no, infine come
No, ce n'è ancora una dopo, infatti, sì. Quasi infine, la delibera, una variazione in via d'urgenza al bilancio finanziario con delibera della Giunta Comunale numero 50. Questa è una delibera con cui, per motivi di tempo, di tempistica, abbiamo sostanzialmente invertito le fonti di finanziamento per quanto riguarda il Palazzo Wojtyla e le strade, cioè avevamo le strade che erano originariamente finanziate con oneri di urbanizzazione e il Palazzo Wojtyla era finanziato con avanzo. Nel Palazzo Wojtyla il lavoro non può partire fino a che non abbiamo le autorizzazioni della sovrintendenza, che ad oggi non sono ancora arrivate, quindi in sospeso. Le strade potevano già partire come progettazione, ma non avremmo potuto partire finché gli oneri di urbanizzazione non fossero stati materialmente incassati. Allora, per sbloccare questo vincolo sulle strade, abbiamo invertito semplicemente le fonti di finanziamento, quindi adesso le strade sono state finanziate con avanzo, quindi sono potute partire subito e abbiamo già l'appalto fatto. Palazzo Wojtyla verrà invece finanziato con oneri di urbanizzazione, ma questo non provoca rallentamenti, perché tanto dobbiamo aspettare verosimilmente fino ai primi di settembre il parere della sovrintendenza. Ci sono osservazioni? Prego. Sì, più che osservazioni nel merito dei numeri, che come ho potuto osservare si tratta appunto di andare a reperire risorse da diversi capitoli, piuttosto quelli precedentemente indicati. Volevo capire anche la natura dell'intervento. Io ho letto 220.000 euro per rifare l'intonaco, adesso vado a memoria, 220.000 euro per rifare l'intonaco a Palazzo Wojtyla. Per carità, io sapete che sono un po' il paladino, ecco, di quello che riguarda il riutilizzo, ecco, diciamo, delle strutture comunali e la loro manutenzione. Mi sembra una spesa un po' esagerata dal punto di vista della priorità degli interventi, nel senso che forse se io dovessi fare una classifica, ecco, di priorità di interventi, forse sulla manutenzione delle strade assorbirei più risorse che non adesso vado a memoria, mi sembra 70.000 sulle strade, 200.000 su Palazzo Wojtyla, vado a memoria, ecco, mi sembrerebbe il Palazzo Wojtyla, non che non abbia necessità di intervento, torno a ripetere, così come forse tutti gli stabili comunali, ecco, quindi abbiamo la facoltà di scelta, ecco, adesso è stato scelto il Palazzo Wojtyla, però volevo capire il ragionamento politico dietro questo intervento. Mi è sembrato di discutere quasi un anno fa di un intervento mirato al recupero dei serramenti esterni, su cui mi sembrava ci fosse anche quello un capitolo di spesa piuttosto oneroso, con una progettazione inerente a questo tipo di intervento che in questo anno solare, ecco, non ho visto realizzato. Ecco, io dico la mia, nel senso che dal mio punto di vista sarebbe, io direi, essenziale cercare di focalizzare il nostro interesse su obiettivi raggiungibili nel breve tempo possibile, cercando di ottimizzare al meglio le risorse. Ecco, forse tappare qualche buca in strada si riesce a fare prima che non a passare per la sovrintendenza. Io adesso non vedo lo stabile di Palazzo Wojtyla, premesso che all'interno è stato recuperato, possiamo andare a discutere sulle funzioni allocate, ecco, però una priorità così urgente rispetto ad altri tipi di intervento che secondo me potrebbero essere più essenziali. Grazie. Grazie. Ricordando che il progetto non è solo questo, ma è stato tra l'altro approvato in giunta comunale, quindi insomma è noto il contenuto, passo magari la parola al vice sindaco se vuole descrivere qual è il contenuto dell'intervento. No, esatto, il contenuto dell'intervento non è l'intonaco, il contenuto dell'intervento di Palazzo Wojtyla è complesso, nel senso che c'è il rifacimento, la ripassatura dei tetti con il cambio di tutte le traversine, non sono da cambiare bene o male il trave portante, e quindi c'è il ripassamento di tutto il tetto, c'è tutto il cambio dei serramenti esterni e interni. Secondo l'obbligo che ci ha dato la sovrintendenza, perché abbiamo lavorato insieme in fase di progettazione per non farci ripetere, non allungare l'iter sostanzialmente, dobbiamo rifarlo sostanzialmente nello stesso modello con cui sono oggi, quindi serramenti in legno, finestre in legno, c'è sicuramente
tutto il rifacimento delle grondaie e delle, che vengono giù fuori e l'intonaco inteso come imbiancatura nella parte esterna. Questo ammonta ai 200.000 euro che ci sono qua. Domanda che in scadenza nei classici 120 giorni che la sovrintendenza si tiene per avere per mandarti i suoi commenti, che scadono mi sembra al 10 di agosto, e dopodiché dovremo partire, sostanzialmente a settembre dovremo appaltare i lavori e partire con questi 200.000 euro. Sulla scelta politica posso dirti, secondo me è prioritario perché lì c'è un asilo nido e c'è problematica di infiltrazioni d'acqua quando piove in maniera forte come sta facendo ultimamente con queste bombe. Dopodiché sul discorso strade è stato l'altro giorno, sono state aperte le buste per fare quella prima tranche di lavori che sono l'asfaltatura del ponte di Via Como, dove c'è il palazzo di Via Como, tutto il rifacimento di quel tratto lì che è da rifare, e il primo tratto di marciapiede angolo Via Madonna, nella discesa, dove anche lì quando viene molta acqua dobbiamo fare due interventi di ricanalizzazione, sostanzialmente rifacimento del marciapiede. Questo era per poi punti di vista, no? Se dire faccio la strada piuttosto che... ma era per dire, non è solo l'intonaco di 200.000 euro, ma è l'operazione complessa che coinvolge tetto, imbiancatura, quindi intonaco, e tutti i serramenti di tutto il palazzo. Grazie, ci sono altri interventi? Prego, Rasori. Grazie Presidente, buonasera. Ho le idee un po' confuse, di quale punto stiamo parlando? Perché lei, se non sbaglio, ha citato la delibera 50. E la deriva 50 non è la variazione per la causa con la ditta di costruzioni, mentre la 60, quella la variazione, che è al punto 5. Infatti, tu sentivo parlare del Palawaitil, ho detto quanti lavori dovevano fare questa ditta Cuomo? Quindi adesso affrontiamo il punto 5 e poi torniamo... Va bene, solo per capire, grazie. Sì, allora ne approfitto, visto che stiamo parlando del Palawaitil, e al vice sindaco esprimo un'idea che noi di Vivere Villastrenone nutriamo da un po' di tempo: la possibilità di spostare l'asilo nido in una collocazione più idonea, che può essere a ridosso nel complesso delle scuole medie, e studiare la possibilità magari di mettere la biblioteca in una zona più centrale, come può essere appunto il Palawaitil. Cioè, l'idea che i bambini stiano comunque in una stanza al secondo piano è un po' triste dal punto di vista, senza la possibilità appunto di sfogarsi in un prato all'aperto. Quindi è un'idea che le buttiamo lì, ma sono certo che potrebbe essere presa in considerazione. Grazie. Adesso tanto parliamo di ristrutturazione, che poi si mantenga l'asilo o venga fuori qualcos'altro, voglio dire, quello è un decoro a cui dobbiamo in qualche maniera onorare e poi valuteremo. Grazie. Gallo. Sì, premesso che io ho parlato di intonaco perché sulla delibera parla di intonaco, se fosse scritto anche tetto magari ho letto male io. Volevo anche dare il mio appoggio, ecco, alla proposta di una pianificazione, diciamo, più omogenea, ecco, dei servizi sul territorio. Dal mio punto di vista potrebbe essere interessante la proposta fatta dal consigliere Rasori, in quanto anche noi abbiamo sempre avuto l'idea del polo scolastico, in un polo in cui si possano racchiudere le varie esigenze. Chiedo soltanto, poi verrò a disturbarvi per vedere poi il progetto che avete presentato, perché mi ero perso la presentazione del progetto, nel senso che l'altra volta si era parlato delle persiane, invece poi si vede che è stato approvato un progetto che quindi mi piacerebbe andarlo ad assistere. Ovviamente se ci piove dentro bisogna intervenire, sicuramente su quello ci manca. Grazie, allora abbiamo dato atto della ratifica della delibera
preciso 60 riguardante le fonti di finanziamento. Torniamo indietro, invece c'è la ratifica della delibera numero 50 che, come correttamente è stato specificato, riguarda la causa Cuomo, sulla quale non mi dilungherei perché la questione è ben nota e annosa. In questo caso dobbiamo mettere nel capitolo i soldi necessari per le spese legali e nel fondo contenziosi, per obbligo di legge, dobbiamo stanziare una somma che abbiamo quantificato in 19 milioni. Dobbiamo votare la ratifica. Quella di prima. La ratifica, sì. Ah, la ratifica. Ok, allora torniamo di nuovo indietro. Mi sa che oggi fa troppo caldo. Allora, la numero 60. Ok, allora dobbiamo approvare il punto 5, dai. Passiamo allora alla votazione sul punto numero 5, che è la rettifica della delibera numero 60, esatto, avente oggetto il cambio di fonti di finanziamento degli investimenti. Allora. Quindi presenti 8, astenuti. C'è qualche astenuto? Nessuno. Voti favorevoli? 7, contrari 1. Immediata, no, questa è già seguibile. Quindi ritorniamo alla delibera 4. Questa invece è la causa Cuomo. Ho già detto prima di cosa si tratta. Stanziamo nel capitolo il denaro necessario per costituirci in giudizio e un fondo di 19.000 euro per le cause legali, che è obbligatorio farlo per obblighi contabili, insomma, di prudenza amministrativa. Questa è di nuovo una ratifica, ci sono interventi? Prego. Grazie, no, mi interessava sapere a che punto era la causa, se era già comunque stata dibattuta in aula, se siamo ancora nelle fasi, no, diciamo. Dunque, questa causa è stata preceduta 5 anni fa da una denuncia di natura penale della ditta, che sosteneva che non potesse procedere coi lavori per cause imputabili al direttore tecnico, al direttore lavori, insomma, con una tesi che portata in, sì, un po' tutti, con una tesi che portata in procura della Repubblica non ha dato seguito a niente, evidentemente infondata. Adesso la stessa ditta, peraltro non vorrei dire una sciocchezza, ma già fallita, ha intentato causa al comune, tra l'altro col patrocinio legale gratuito, per chiedere sulla base di quelle stesse motivazioni un risarcimento danni di 500.000 euro per danni d'immagine, roba del genere. E non è ancora stata dibattuta, quindi c'è stata solo. Hanno introdotto la causa, ma non è ancora andata in giudizio. No, è stata fatta una denuncia penale che non ha avuto seguito. Allora, qua di nuovo è ratifica, quindi c'è la votazione, quindi se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. I presenti sono sempre 8, astenuti? Nessuno. No, 2, 3, 3. Voti favorevoli, per differenza dovrebbero essere 5. Sì. Benissimo. Ah, passiamo invece al punto numero 6, che è la delibera forse più importante, almeno quantitativamente, che è la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio. Come è noto, entro il 31 luglio di ogni anno è necessario fare una sorta di restyling al bilancio, di revisione al bilancio, e vedere in base a come sta andando l'anno dove abbiamo più soldi del necessario e dove invece, in quali capitoli abbiamo invece delle carenze che quindi è opportuno integrare. Quindi la delibera, come al solito, da un punto di vista sostanziale numerico, si divide in due parti: la parte in conto capitale e la parte in conto delle spese o delle entrate in conto esercizio. Io passerei a descrivervi le voci più importanti, quantitativamente più importanti di questa variazione. Allora, abbiamo innanzitutto circa 8.000 euro di maggiori accertamenti fiscali tributari, in particolare
diciamo sulle due imposte principali, due delle tre imposte principali che sono l'IMU e la TASI. In particolare abbiamo accertato maggiori IMU, quindi si parla proprio di accertamenti, di controlli da parte dell'ufficio di 6.600 euro e TASI sia per controlli sia per ravvedimenti operosi di circa poco meno di 2.000 euro. Poi abbiamo 30.000 euro in più di fondo di solidarietà comunale, questo da non confondere con quello che mette il comune per aiutare i suoi cittadini, ma fondo di solidarietà comunale è quanto lo Stato dà al comune, quindi prendiamo 30.000 euro in più di quanto previsto. Poi prendiamo invece, e questo diciamo senza motivazione, proprio il contributo che dà lo Stato per finanziare i comuni in senso lato. Poi abbiamo invece 39.000 euro in più di contributi che dà lo Stato per, a seguito della legge di stabilità 2016, quindi è prettamente il fondo TASI, quello che va a rimpinguare il comune per il taglio della TASI sulla prima casa, quindi rispetto alle previsioni prendiamo 39.000 euro in più e infine prendiamo 4.000 euro in più per una causa che l'ANCI ha fatto nei confronti dello Stato per un conteggio che riteneva erroneo rispetto al trasferimento IMU dello Stato a favore del Comune, era quando avevano abrogato l'IMU sulla prima casa, anche qua è una questione molto tecnica, fatto sta che questa causa non so neanche davanti a che tribunale l'abbiano discussa, comunque ha visto dar ragione all'ANCI rispetto allo Stato, quindi lo Stato adesso ci darà per quattro anni. In quattro anni ci ridà i fondi che secondo lo stesso tribunale avrebbe dovuto dare al comune. Poi abbiamo sulle imprese, ecco, mentre prima le verifiche e i controlli che ho detto 6.600 euro erano sulle famiglie, abbiamo anche prima erano era l'IMU, 6.000 euro in più che prendiamo. Poi ci sono quasi altrettanti sanzioni a seguito di questi controlli per 8.700 euro. Poi abbiamo invece 6.800 euro in meno del previsto, prevediamo di prendere 6.800 euro in meno del previsto per sanzioni del codice della strada e vedremo poi che cerchiamo già di rimediare a questa carenza con un'altra manovra. Abbiamo poi 20.000 euro in più, abbiamo già stanziato 20.000 euro nel capitolo per iniziare a se ci sarà bisogno rispetto al pareggio di bilancio, quindi al rispetto del patto di stabilità, dovessimo avere dei soldi eccessivi rispetto al pareggio del patto di stabilità, abbiamo creato un fondo di 21.000 per restituire prima del tempo una parte del debito Fiat in scadenza nel 2018. Questa è una lista elasticità che ci servirà poi a fine anno per cercare di andare in pareggio. Poi ci sono 15.000 euro in più che stanziamo per manutenzione degli edifici comunali con una serie di interventi che prevede l'ufficio tecnico. Poi abbiamo 5.000 euro di prestazioni professionali e abbiamo intenzione di dare degli incarichi già nel 2017 per preparare dei lavori delle opere pubbliche che faremo nel 2018. Poi abbiamo 4.500, ecco qua, la cosa che mettiamo su maggior personale della Polizia Municipale, nel senso che ci sarebbe intenzione di qua a fine anno, quindi evidentemente nell'autunno, e confermato poi anche nel 2018, di prendere a scavalco un ulteriore agente di Polizia Municipale con l'intenzione proprio di fare un controllo specifico sul rispetto del codice della strada, in particolare della velocità delle auto in talune zone critiche. È noto che l'attuale comando dispone di due agenti, compreso un esercito di due agenti, compreso il comandante, e quindi non è un tipo di lavoro che non riesce a fare appieno e quindi cerchiamo di dargli una mano affiancando un agente a scavalco che verrà da un altro comune. E infine i 19.900 euro che metteremo nel fondo di crediti di dubbia esigibilità che rappresentano
rappresentano una percentuale dei controlli tributari dovuto dalla legge, cioè tanti facciamo di controlli tributari, tanto dobbiamo mettere di crediti di dubbia esigibilità, perché ovviamente c'è il rischio di non incassarli, quindi è obbligatorio rimpinguare il fondo per motivi di prudenza. Andiamo poi a vedere invece il conto capitale. Questo conto capitale, il grosso, assolutamente quasi il totale della variazione dipende da un obbligo normativo che decreto legislativo 118 del 2011 del nuovo ordinamento contabile, che prevede che eventuali lavori a scomputo fatti fare a imprese di costruzione, imprese che devono imprese o privati che devono costruire che devono pagare degli oneri di urbanizzazione, mentre prima si scomputavano e basta, adesso devono transitare per il bilancio, quindi si mette in entrata l'onere che prima non entrava perché fisicamente, monetariamente non entra, bisogna indicare che entra, e poi nel momento di completamento delle opere fatte a scomputo bisogna mettere la stessa cifra in uscita. Quindi in base a questo abbiamo previsto due grossi interventi sostanzialmente di 121.000 euro per quanto riguarda 121 più 64, quindi sono 185.000 euro circa di opere che prevediamo di far scomputare entro fine anno e che quindi dobbiamo mettere sia in entrata che in uscita. Infatti, se vedete, è esattamente la stessa cifra, 64.5 su un capitolo e 121.000 sull'altro. Sono tre opere a scomputo, la più grande delle quali, che è quella dei 120.000 euro, è di Borgo Cornalese. Dovremmo andare in convenzione, stipulare il PEC, formalizzare il PEC in autunno, e poi ce ne sono altre più piccoline ma comunque abbastanza consistenti per quanto riguarda una ditta, che non essendo ancora stato approvato non faccio il nome, ma siamo in buona stiamo concordando i contenuti del PEC, e di un'altra ditta invece di costruzioni, anche questa non farei il nome, ma anche qua ci sono circa 15.000 euro di lavori a scomputo che contiamo di si accollino, e quindi dobbiamo prevederli in bilancio. Per il resto non ci sono grandi cifre, abbiamo qualche 3.000 euro di acquisto di macchinari e applichiamo anche 11.000 euro di avanzo disponibile. Non ci sono molte variazioni per quanto riguarda maggiori spese. Spero di aver tracciato un quadro sintetico ma sufficientemente esaustivo della delibera, poi ci sono a disposizione per eventuali domande. Prego, ci sono interventi? Gallo, prego. Innanzitutto vorrei fare un'osservazione algebrica, nel senso che si vota un atto quasi determinante, ecco, per l'attività pubblica, e abbiamo 6-5 consiglieri di maggioranza, cioè se tre consiglieri di minoranza decidessero di uscire mancherebbero i voti per procedere. Questo mi sembra un atteggiamento almeno spregiudicato, ecco, magari convochiamo i consigli quando... Io avevo chiesto in conferenza dei capigruppo come mai dalla data del 27, mi sembrava una data un po' infelice, ecco, dal punto di vista delle presenze, effettivamente poi la natura delle assenze viene a galla. E quindi già in questo ambito vorrei sottolineare la responsabilità delle minoranze che si trovano in questa sede e fanno sì che comunque questo bilancio possa essere in qualche maniera, chi d'accordo, chi contro, ratificato. L'altro punto è ovvio che la nostra visione sul bilancio è pressoché rimasta immutata, nel senso che non abbiamo visto in questi anni, nonostante i ripetuti appelli, nonostante forse qualche buon atto di buona volontà che effettivamente in questi anni ho visto, ecco, che da qualcuno è emerso, ecco, questo atto di buona volontà di cercare di avere una partecipazione più collegiale, diciamo, nelle scelte. Poi ovviamente le scelte spetteranno una maggioranza, però condividere degli obiettivi secondo me fa parte di già una buona realizzazione, perché come si è dimostrato prima, più occhi forse vedono meglio di solo alcuni, e quindi magari certi errori nella partecipazione si potrebbero evitare. Quindi da un punto di vista etico, diciamo, non c'è stato, ecco, questo grosso miglioramento. Detto questo, secondo me non si affrontano, così come non sono stati affrontati in questi anni, dei temi che dal mio punto
di vista e dal nostro punto di vista diventano importanti, quali anche la gestione delle attività di servizio, che ha fatto prima un esempio anche il consigliere Rasori, e poi io vedo anche da un punto di vista nostro una mancanza di obiettivo di quello che deve essere la strategia di sviluppo di questo paese, che io continuo a non vedere, ecco. Vedo sempre opere estemporanee, una tanto, ma andiamo a mettere un taccone qua, mettiamo un taccone là, mettiamo un taccone su, ma non riesco a cogliere il disegno generale di quello che dovrebbe essere l'obiettivo del nostro paese, perché poi se abbiamo un obiettivo chiaro riusciamo anche a tracciare una rotta migliore. A me sembra che procediamo sempre a zig zag senza avere una meta ben precisa, e questa cosa si vede anche nella formulazione dei bilanci, che poi alla fine manca una strategia collegiale, ma si va sempre a spot a inserire le cose. Si parla di incarichi professionali, a me invece di dire abbiamo messo 5.000 euro per gli incarichi professionali mi sarebbe piaciuto sapere a che cosa ci servono questi professionisti, per capire dove vogliamo andare. Poi in base a dove vogliamo andare potrebbe essere 5.000 euro una spesa giusta, una spesa alta, una spesa bassa, però ovviamente se ci manca l'obiettivo diventa anche difficile. Però secondo me manca l'obiettivo perché neanche voi ce l'avete. Io mi sono fatto questo ragionamento qui, e allora si organizza il bilancio per avere risorse, per dire sì, poi magari il prossimo anno ci viene in mente di fare qualcosa e abbiamo il capitolo predisposto per farlo. Secondo me questa è un modus operandi che può avere una sua valenza da un punto di vista di un bilancio, perché ovviamente uno destina delle spese, destina dei fondi e quindi ha la reperibilità dei fondi, però oltre alla tecnica pura del bilancio mi manca la strategia che sta dietro queste scelte. Quindi vedo una buona tecnica dal punto di vista forse della gestione dei capitoli, per cercare di avere il portafoglio sempre a disposizione, mettiamola così, forse uso parole non proprio consone, però abbiamo sempre un capitolo, diciamo, pronto per l'intervento, però manca la strategia per l'intervento, che secondo me invece è fondamentale, perché se sappiamo dove vogliamo andare possiamo A, gestire meglio le nostre politiche, B, anche magari coinvolgere la popolazione per venire incontro a queste esigenze. Faccio un esempio banale, ma forse anche poco ridondante, ma io penso che per il nostro paese può essere già significativo. Quest'anno è venuta a mancare l'associazione Compravi, perché per problemi loro interni c'è stata una difficoltà di riproporre, diciamo, il direttivo. A questa scomparsa dell'associazione sono scomparse insieme tutte quelle micro politiche che erano in capo a Comprabil, perché per quello che mancano, che potevano un minimo, diciamo, coinvolgere quello che era il commercio locale. Io adesso parlo della Notte Bianca, adesso forse ho sentito che perché apre una nuova attività allora per fare un favore a lui forse qualcun altro si propone di organizzarla, però secondo me questo non è il modo di fare. Secondo me un assessore al commercio deve sapere che tutti gli anni deve fare delle operazioni per il commercio e valuta di conseguenza come agire, non manca Compravil, zero assoluti, i commercianti si arrangiano. Per poi andare a sentire che Via Cossolo è dotata di interessi commerciali di pregio, che io non vedo veramente, perché ho anch'io un'attività in Via Cossolo, mi piacerebbe fosse così. Io invece vedo Via Cossolo che lentamente si sta lentamente spegnendo, e lì dove chiudono le attività. Adesso miracolosamente uno dopo tanti anni forse riapre, miracolosamente, un miracolo, ma forse più un trasferimento che una nuova attività. E quindi vedo una mancanza da questo punto di vista, però forse non è tanto una mancanza da un punto di vista tecnico, ma proprio una mancanza da un punto di vista strategico, perché noi non abbiamo in cuor nostro di mettere in campo delle politiche in tal senso. Ecco, secondo me un bilancio partecipato potrebbe aiutare in questa direzione qua. Faccio un altro esempio, ecco, ho sentito parlare di PEC e di opera a scomputo. A me fa piacere, per carità, capisco che l'urbanistica si faccia con le opere a scomputo, e le opere a scomputo potrebbero essere una buona opportunità per gli enti pubblici. Ma poi le opere a scomputo vengono sempre fatte? Vengono sempre fatte nella loro totalità? Cioè bisogna anche avere un controllo su quello che si fa, perché a volte delle opere a scomputo potrebbe essere che cioè è un interesse se tutti e due ci guadagniamo. Se ci interessa solo il costruttore, difficilmente arriviamo. Parlo di questo perché ad esempio ho in mente la famosa pista ciclabile per Borgo Cornalese, che dal 2008 oggi con un'opera a scomputo dovrebbe esistere.
esistere e che sono passati almeno 10 anni e questa pista ciclabile, questo sfogo per poter andare a Borgo Cornalese non c'è, e oggi puntualmente dobbiamo sempre attraversare la statale per dover fare questa cosa. Allora è vero che si devono fare determinate cose, ma bisogna avere una strategia e soprattutto perseguirla poi alla fine, perché se poi partiamo per voler fare una pista ciclabile, poi invece dalla posta della pista ciclabile andiamo a fare un pozzetto della caditoia, andiamo a vedere cosa è fatto, cosa non è fatto, secondo me manca poi la strategia a quel punto, perché una caditoia ha una funzione, una pista ciclabile ne ha un'altra. Ecco, dal mio punto di vista, se vogliamo cercare di risollevare le sorti di questo paese, dobbiamo cercare di poter provare a dare delle prerogative in più, e secondo me alcune infrastrutture sono necessarie se vogliamo giocarci queste prerogative ulteriori. E quindi il nostro giudizio su questo bilancio, torno a ripetere, è negativo perché non abbiamo visto prosecuzione in alcuni piccoli atti che c'erano stati, per dire anche già il discorso di mettere in mano un po' al patrimonio pubblico, alla gestione del patrimonio pubblico, mi sembrava una giusta prosecuzione, e i lavori si sono interrotti, poi penso che riprenderanno, però secondo me queste erano cose urgenti da cercare di sistemare la macchina in maniera da essere più competitivi, ecco. E invece vedo sempre una certa riluttanza ad affrontare le cose se non a spot. Poi torno a ripetere, questo è il nostro modo di vedere l'opera pubblica, e secondo noi l'interesse pubblico deriva dai soldi, ma deriva anche dalla volontà di avere una giusta strategia, perché forse a volte le idee fanno più dei denari. Se abbiamo delle buone idee, delle giuste osservazioni, magari con meno soldi riusciamo a fare cose più furbe. A volte si può anche buttare i soldi dalla finestra. Ecco, faccio un esempio, lo voglio fare pubblicamente. A me è arrivata una raccomandata perché il comune, secondo me in maniera erronea, mi chiedeva 6 euro, però mandare una raccomandata a un consigliere, permettetemi, è buttare i soldi dalla finestra. Cioè, avete il mio numero, avete tutto quello per richiamarmi e mettere. Sono piccoli segnali, torno a ripetere, non è con questo che si fanno i bilanci, io lo capisco, e non è quello. Però bisogna avere la giusta accortezza nel non disperdere dei soldi e di cercare di avere delle giuste strategie. Io penso che i consiglieri di maggioranza, così come dimostrano oggi con la loro volontà di rimanere in quest'aula, non sono persone che vanno messe dietro la porta, perché torno a ripetere, oggi questo bilancio si approva perché noi rimaniamo qua. E quindi secondo me a un certo punto un senso di responsabilità comune, penso che anche le minoranze l'abbiano dimostrato, e nonostante il mio voto contrario, il nostro voto contrario, spero che per i prossimi anni si possa trovare una soluzione migliore, ecco, perché torno a ripetere, secondo me ci sono persone di buona volontà che possono essere anche in grado di dare a volte dei giusti consigli. Grazie, ci sono altri interventi? Prego Rasole. Sì, mi unisco, ma ormai lo sapete, alle preoccupazioni per il commercio villastellonese. La mia domanda era, questi 120.000 euro che lei, di cui lei ha accennato riguardanti Borgo Cornalese, se ci può a grandi linee spiegare a cosa sarebbero destinati, grazie. Sì, esiste, penso già addirittura protocollato, il progetto che prevede una convenzione già firmata, no? Adesso non ricordo più se è stata formalmente firmata o comunque c'è un accordo di massima, ma mi pare che sia già anche stata firmata, che prevede una pista ciclabile che dalla, speriamo, futura rotonda, dalle notizie di stamattina, all'incrocio per Borgo Cornalese, arriverà fino a Borgo Cornalese con l'illuminazione di tutta la strada e una serie di parcheggi e di infrastrutture all'interno del borgo, in particolare nell'area, diciamo, limitrofa alla chiesa che verrà ristrutturata, e un parcheggio, diciamo, ecologicamente compatibile, nel senso seminascosto. Nella convenzione è anche previsto ulteriori, vado a memoria, potrei sbagliare di qualche migliaio di euro, 80.000 euro in ulteriori opere
che il Comune si riserverà di qualificare, cioè di dire quali sono, che potrebbero essere in alternativa o il prolungamento della pista ciclabile, che a Villa Sport non era stato scomputato, quindi Villa Sport non l'ha fatta perché non gli è stato tolto il ha dovuto pagare gli oneri, perché le intendeva fare in una zona esondabile che avevamo verificato che non andava bene. Quindi il proseguimento della pista ciclabile dall'incrocio del Borgo Cornarese fino alla vecchia struttura della Siesta, quindi in prossimità col sovrappasso pedonale. Oppure, in alternativa, qualora trovassimo il denaro necessario e l'accordo con la città metropolitana necessarie, 80.000 euro per fare un pezzo, perché non sarà tutta, poi su questo concetto di pezzo, come quantificare questo pezzo, dovremmo studiarci un attimo con la città metropolitana, di rotonda. Quindi 80.000 euro o fa il prolungamento della pista ciclabile o farà una rotonda dove sarà previsto un attraversamento pedonale in sicurezza. La rotonda dal progetto e preventivo della città metropolitana, la diciamo ipotesi minimale era 150.000 euro, giusto? Quindi 80 li avremo da questo scomputo. E i rimanenti teoricamente li dovrebbe mettere la provincia, ora città metropolitana, ma sostiene di non averli. Stiamo andando a caccia per trovare gli altri soldi. Stamattina la caccia pare che sia stata proficua, perché dovremmo essere stati ammessi a un fondo da parte della Compagnia di San Paolo per una riqualificazione di tutta l'area di Borgo Cornarese, nella quale abbiamo chiesto di inserire anche una quota parte di denaro per completare la rotonda. Quindi dovremmo, così, do anche la notizia anche con di maggioranza che non neanche lo sapevano, perché è notizia fresca di stamattina. Ecco, quindi negli ombrelli a scomputo c'è anche un pezzo, un contributo di rotonda. Adesso vedremo se confermare i lavori o forse chiedere alla ditta che ce li liquidi in denaro, in modo che possiamo unirli a quelli del San Paolo e fare l'opera noi, perché altrimenti dividere l'opera in due diventa un pochino complesso da un punto di vista proprio procedurale. Oh, penso di aver risposto. Ci sono altri interventi? Nessuno? Bene, allora passiamo alla votazione. Presenti 8. Proposta numero 6, presenti 8, astenuti? Sì. Nessuno. Nessuno. Voti? Votanti 8, quindi voti favorevoli. Favorevoli? 5. Voti contrari? 3. Immediata eseguibilità? Sì, sì. Allora votiamo anche l'immediata eseguibilità. Presenti 8. Astenuti? Nessuno. Nessuno, votanti 8, voti favorevoli 5, voti contrari 3. Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione del programma degli incarichi e collaborazioni a persone fisiche per l'anno 2018. Allora, come è una delibera collegata a quella degli equilibri di bilancio, bisogna elencare quali tipi di incarichi nell'anno 2018 ci riserviamo eventualmente di delegare all'esterno, per assenza di professionalità sufficienti o sufficienti come, non tanto come qualità, ma anche come carico di lavoro all'interno dell'ente. Abbiamo tutta una serie di incarichi che darei per letti, sono una ventina, tra pareri legali, a progettazioni, a pareri in caso di contenziosi, eccetera. Direi che, appunto, dando per letti questo elenco di incarichi che erano in delibera, possiamo passare alla discussione se ci sono interventi. Nessun intervento? Allora passiamo alla votazione. Proposta numero 7, presenti 8, astenuti nessuno, votanti 8, voti favorevoli 7, voti contrari 1. Ottavo punto all'ordine immediata eseguibilità anche qua, presenti 8, astenuti nessuno, votanti 8, voti favorevoli 7, voti contrari 1. Ottavo punto all'ordine del giorno, piano delle alienazioni e valorizzazioni per l'anno 2018, anche questa è una delibera obbligatoria che facciamo con largo anticipo, dobbiamo elencare quali immobili, beni immobiliari, quindi immobili non solo fabbricati, ma in questo caso soprattutto terreni, il Comune di Villastellone si riserva di poter vendere nel corso dell'anno 2018. Praticamente in questo lungo elenco di mappe catastali sono tutti, c'è sostanzialmente la cascina intesa come fabbricato di Pelabue e tutte le piccole particelle che sono intorno ad essa. Ci riserviamo di venderla, anche se francamente
sarà un po' difficile trovare un acquirente, ma ci teniamo le porte aperte nel caso che qualcuno dovesse manifestare qualche interesse. Ci sono interventi? Prego Gallo. Sì, io più che venderla, secondo me sarebbe il caso di provare ad avere un progetto di riqualificazione, nel senso che comunque nella nostra visione che abbiamo del paese, sicuramente il discorso di un percorso cicloturistico pedonale che può svilupparsi dal Parco del Po e arrivare al Santenese, quello che era il famoso Corona Verde che noi abbiamo tanto sostenuto ma che poi alla fine non abbiamo trovato, ecco, della benzina da mettere nel motore, secondo noi questa proprietà potrebbe diventare un ingranaggio di questo motore e si potrebbe cercare una valorizzazione dello stesso. È ovvio che se le cifre di vendita sono quelle che ho letto, ovviamente contingentate sull'andamento oggi del mercato, che piuttosto che vendere oggi si parla di regalare, forse da un punto di vista patrimoniale, ecco, se si vogliono andare a fare delle alienazioni, forse oggi se riusciamo a studiare con un progetto che possa essere anche dato in gestione, cioè si possono studiare tante, quello che parlavo prima, avere una strategia, ci possono essere tante soluzioni per poter fare degli interventi a volte anche senza avere una disponibilità, ecco, così elevata. Secondo il nostro punto di vista, ecco, la cascina per la bue potrebbe diventare un meccanismo, ecco, diciamo, di questo motore, e dal nostro punto di vista potrebbe meritare uno studio più attento, ecco, quindi premesso che condivido, ecco, la posizione del sindaco, dice non so se riusciremo a venderla, perché oggi comunque trovare chi voglia comprare quella cosa per poterla inserire all'interno di un mercato immobiliare anch'io la vedo difficile, quindi condivido questa visione, però se proprio non riusciamo a venderla, secondo me si potrebbe trovare delle soluzioni per riqualificare, nel senso che il patrimonio si può alienare se proprio non abbiamo possibilità di farne altro, ma secondo me quell'intervento, quel luogo si potrebbe prestare, ecco, a possibili soluzioni. Io rinnovo la mia disponibilità nel voler lavorare, ecco, nel caso potesse essere necessaria, cioè volesse essere richiesto, ecco, il nostro aiuto, io sono anche disponibile a confrontarmi su questo tema e per questo io voterò contrario a questa alienazione, perché dal mio punto di vista oggi non vendere si tratta più che regalare, ecco, e quindi oggi non siamo dal mio punto di vista nella posizione che dobbiamo regalare, ma dobbiamo cercare di fare interventi, quindi io la vedo come un atto propositivo e quindi chiedo più una rifunzionalizzazione, ecco, del luogo piuttosto che un'alienazione. Grazie. Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno? Allora passiamo alla votazione. Proposta numero 8, presenti 8, voti astenuti? Nessuno? Voti contrari? Voti favorevoli 5, voti contrari 3. Immediata eseguibilità. Anche qua immediata eseguibilità, presenti 8, astenuti nessuno, votanti 8, voti favorevoli 5, voti contrari 3. Nono punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la disciplina di diritto accesso civico, è un argomento che è stato affrontato in commissione, quindi delegherei alla presentazione del capogruppo Bugin. Buonasera a tutti. Allora, su questo regolamento sarò breve, anche perché è un regolamento di circa 12 pagine che avete affrontato poi in commissione, credo, se ben mi ricordo, trovando poi tutti d'accordo, quindi la votazione favorevole di tutto, dicendo soltanto tre cose: che questo regolamento va a disciplinare il diritto per chiunque di poter accedere ai documenti di questa amministrazione nel discorso di amministrazione trasparente. Sono disciplinati i principi di trasparenza politica, civile, sociale all'interno di tutto questo regolamento, e il regolamento, come dice la parola stessa, regola poi i modi, i tempi
per farlo, quindi non sto neanche ad entrarmi tanto sul regolamento quanto appunto a dire, fatto solo questa premessa. Grazie. Non ci sono interventi? Prego Gallo. Sì, io, come abbiamo espresso in commissione, l'accesso agli atti è un atto, cioè è un elemento molto importante nella vita pubblica, in quanto permette la piena trasparenza di tutte le operazioni che vengono effettuate all'interno della casa comunale. Dal mio punto di vista, quando abbiamo affrontato il tema in commissione, avevo un po' storto il naso sul discorso che comunque l'edilizia privata fungesse un po' da eccezione rispetto a tutto il resto del regolamento. Ecco, dal mio punto di vista sarebbe stato più logico, poi è stato detto ma c'è già il 494, la legge che lo regolamenta, sì, ma anche gli altri c'erano già leggi che lo regolamentavano, però dal mio punto di vista sarebbe stato più coerente, ecco, proporlo in toto. Avevo chiesto in commissione se almeno il modello potesse essere allegato. Adesso almeno io ho guardato agli atti, non mi è capitato di vederlo questo modello per l'accesso agli atti, se poi la proposta era stata accettata o meno. Ecco, questo mi interessava sapere, nel senso che poi si parlava di allegare meno agli atti un modulo, ecco, di richiesta. Ecco, solo che prima, magari anche nella fretta, perché premetto che sono venuto qui 2 ore prima della... No, se esiste, era solo per sapere. Grazie. No, è perfetto quello che ha detto, che è quello che abbiamo affrontato in commissione, nel senso che è stato presentato il tema, abbiamo dibattuto tutto, abbiamo valutato tutti la necessità, ecco, di dover regolamentare in maniera più efficace. Poi era stata fatta una proposta in quella sede, nel senso di aggiungere agli allegati anche questo allegato per avere un regolamento che raggruppasse tutto, diciamo, quindi ci fosse, perché se no l'edilizia privata, diciamo, che non trovava il diretto riscontro in quel regolamento, non che non fosse normata, è normata con un'altra legge, non è che non è normata, però seguiva un altro iter, diciamo. Avevamo chiesto in commissione se si poteva fare, era stato detto di sì e quindi avevamo espresso tutti parere favorevole. Io adesso non ho visto gli allegati inseriti, volevo solo capire se poi questa cosa era andata a buon fine o meno, era questa la mia domanda. No, allora io questo non, sinceramente non te lo so dire, ma se avevate deciso di farlo, ci sarà, nel senso, adesso chi si occupa del regolamento come funzionario è Lanzetti, che non c'è. Allora sicuramente se avevate detto di metterlo, ci sarà per forza, adesso neanch'io li ho, però se avevate deciso di sì, si verificherà, quindi penso proprio di sì, però. Va bene, ci sono altri interventi? Nessuno? Quindi passiamo alla votazione, punto numero 9, presenti 8, astenuti 1, votanti 7, voti contrari, favorevoli 5, 7. Voti contrari, immediata eseguibilità? Quindi rifacciamo la votazione per l'immediata eseguibilità, presenti 8, astenuti 1, votanti 7, voti favorevoli 7, approvato. Proposta numero 10, consorzio intercomunale socioassistenziale CISA 31, c'è l'approvazione di modifiche da approvare allo statuto consortile, sono modifiche prettamente tecniche tranne una che magari illustrerò, concordata dagli 8-9 comuni che fanno parte del CISA. Non sto a dilungarmi sulle modifiche tecniche, riguardano la sottoscrizione, chi deve sottoscrivere l'atto, chi deve verbalizzarli, eccetera. Andrei a quella invece un po' più importante da un punto di vista sostanziale, e l'applicazione dei, lo chiamano saggio di mora, una sorta di interesse passivo a quei comuni che dovessero versare in ritardo
diciamo, il contributo al consorzio per il suo funzionamento. Purtroppo negli anni passati è capitato che alcuni comuni per vari motivi non versassero in tempo, il consorzio dovesse quindi ricorrere al prestito bancario oneroso, quindi pagando interessi passivi, quindi quegli interessi poi si spalmavano su tutti i comuni e non era una questione equa. Quindi d'ora in avanti chi tarderà nei pagamenti dovrà corrispondere anche un minimo di interessi passivi per il ritardo del pagamento al consorzio. Ci sono interventi? Nessuno, quindi passiamo alla votazione. Proposta numero 10, presenti 8, astenuti nessuno, votanti 8, voti favorevoli 8, per verifica voti contrari nessuno, non c'è immediatamente. 11. Presa d'atto della pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione numero 136/2017. Allora, come tutti gli anni, la Corte dei Conti ha esaminato il bilancio semestrale del Comune di Villastellone, del secondo semestre 2016 del Comune di Villastellone, e ha dato parere favorevole. Leggo il dispositivo. La sezione regionale di controllo prende atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissato dal piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Villastellone, con l'avvertenza che le attività poste in essere e le misure adottate continueranno a formare oggetto di costante monitoraggio da parte di questa sezione regionale. Quindi ci ha dato un giudizio favorevole al semestrale 2016, secondo semestrale 2016. Ci sono interventi? Prego Gallo. Prendo atto anch'io del giudizio favorevole della Corte dei Conti. Dispiace a me che questo giudizio favorevole rimanga sempre a spese dei cittadini, in quanto avendo avuto questo debito fuori bilancio ed essendo in amministrazione controllata, ecco, dobbiamo comunque vivere in questi periodi di crisi con un ulteriore aggravio, in quanto il ripianamento di questo debito fuori bilancio corrisponde poi a una politica anche di tassazione, ecco, piuttosto elevata, per non dire ai massimi livelli, appunto per poter dimostrare di fare di tutto per rientrare dal debito. Quindi colgo con favore, diciamo, l'atto che ci premiano, però in realtà questo premio è pagato lacrime e sangue dei nostri cittadini per delle responsabilità in merito a questo debito fuori bilancio. Grazie. Se non ci sono altri interventi. Sì, una domanda legata nel punto sulle passività potenziali. Si parla di questo contenzioso Comune di Villastellone Pochettino. Ecco, vorrei che ci illustrasse. Grazie. Ovviamente non entrerò nei dettagli, questa volta non per motivi di privacy, ma perché non li ricordo precisamente. Comunque si tratta di un ricorso, direi lunare, del proprietario di un immobile, che non cito, per vedersi riconoscere come valore imponibile del soggetto IMU non il fabbricato che sorge sull'area, bensì il valore del terreno agricolo. Ha perso in tutti i ricorsi, ha dovuto pagare l'IMU e le sanzioni, e anche è stato condannato a pagare le spese legali anche del comune. Obiettivamente un ricorso che non stava né in cielo né in terra, infatti ha perso malamente anche. Bon, tutto qua. Mi sono un'aggiunta, una dimenticanza. Ho visto che una delle perplessità della Corte dei Conti è legata ai contributi ai privati. Su questo punto vorrei rilanciare comunque i lavori del tavolo sulle associazioni per in qualche modo razionalizzare e dare corpo a un regolamento che in qualche modo, no, consigliere Gallo, aiuti anche a spendere meglio, magari in maniera più mirata, i contributi alle associazioni. Grazie. Sottolineano quello che il contributo ai privati potrebbe dare atto di equivoci alle associazioni private, non a singoli privati. Sì, vabbè, comunque si tratta delle associazioni private, non dice privati perché non sono pubblici. Quindi sono le associazioni villastellonesi a cui diamo un contributo. Sì, sì. Prego. A che punto siamo con
visto che parliamo di associazioni, di contributi, sarebbe interessante, perché so che è una cosa che è rimasta lì sospesa, che stava procedendo ma si è interrotta. Abbiamo cominciato a fare tre o quattro incontri con il consigliere Gallo e il consigliere De Maria, dove abbiamo messo, come dire, sul tavolo tutte le location delle varie associazioni, le associazioni che ci sono. Ci siamo fermati negli ultimi due mesi, sì, perché adesso è da maggio che non ci troviamo, rimanendo con il compito, ognuno di noi, immaginando come poter in qualche maniera, tra virgolette, far pagare la location o comunque far venire incontro con verso il comune con una sorta di contributo che stiamo pensando se fare forfettario, se farlo in base ai metri quadrati, se farlo in base alle manifestazioni che organizzano, se farlo in base a, come dire, alla voglia che ci mettono nell'organizzare l'evento, fermo restando il concetto che alcune associazioni a scopo sociale, lasciatemi dire l'Avis, piuttosto che volevamo lasciarle in un limbo gratuito, perché fanno già delle attività legate. E allora avevamo fatto questa distinzione e adesso dopo le ferie ci ritroveremo sicuramente per portare a termine il lavoro. Grazie. No, che è giusto secondo me proseguire questo lavoro, che ha senso, però la Corte dei Conti diceva non di far pagare le associazioni, di fare attenzione a quanti gliene diamo noi, quindi bisogna comunque secondo me cercare anche di trovare un giusto equilibrio, perché poi questa osservazione l'ho fatta anch'io, ecco, quando c'è stato da distribuire. Secondo me è giusto pagare della location, ma è anche giusto sapere a che titolo vengono dati i soldi, che secondo me questa è la cosa che oggi manca ancora più del regolamento, perché a volte noi diamo dei contributi, poi torno a ripetere, magari con voi Verba parlano, quindi voi sapete meglio di noi delle cose, però a me capita in commissione di a volte avere delle richieste senza avere poi il giusto corrispettivo di che cosa si vuole fare, quindi dobbiamo a volte assegnare dei contributi sulla fiducia e quindi anche di una certa entità, quindi andiamo a valutare anche bene i costi, perché è vero, si può spendere dando alle associazioni, ma possiamo anche spendere diversamente questi soldi, quindi magari l'avanzo di bilancio si può gestire anche in una maniera diversa, ecco. Quindi non è giusto quello che diceva il vice sindaco, io rinnovo comunque la nostra disponibilità a lavorare a questo tavolo, però è anche giusto secondo me mettere il giusto peso di fronte a delle richieste di contributi, che forse è un po' l'osservazione che ci fa la Corte dei Conti, ecco, perché poi a contributi troppo alti diventa anche strano dire che è un contributo, perché poi magari sembra, perché noi possiamo dare un rimborso spese, non è che possiamo pagare le persone per fare determinate attività, e quindi questo limite è un po' da giocare bene, ecco, per non incorrere in problematiche ulteriori. Torno a ripetere, secondo me le associazioni sono un luogo importante della vita villastellonese, vanno aiutate e vanno sostenute, ecco. Però noi non dobbiamo dimenticare che questo comune deve andare avanti anche senza le associazioni, che quindi molte delle attività noi dobbiamo cercare, è giusto cercare delle collaborazioni, secondo me è stata anche una politica da un certo punto di vista funzionale, ecco, quella di demandare, ecco, di cercare il contributo sempre delle associazioni. Però la mia paura è che se domani la Proloco chiude, la festa di Sant'Anna non si fa più. Io ho paura di questo. Se Compravil chiude, siamo in difficoltà sulle notti bianche. Se quell'associazione non, per qualsiasi motivo, loro decidono di non andare, noi non abbiamo la facoltà di poterla comunque sopperire. Ecco, era questo che io intendevo prima in quanto a strategia, ecco, perché comunque i cittadini pagano noi amministratori, ecco, per fare delle cose. Poi noi possiamo anche girare i loro soldi alle associazioni, ecco, però secondo me noi amministratori dovremmo cercare di avere il polso della situazione più in mano e di guidare anche meglio le associazioni nei loro interventi. Grazie. Solo precisare, consigliere Gallo, che non diamo contributi per pagare persone, diamo contributi alle associazioni per sviluppare le loro attività, non è che diamo contributi per pagare delle persone, questo non avviene.
Ok. Certo. Dopodiché concludo, il fatto che ci appoggiamo alla Proloco piuttosto che ai Runner Runner, piuttosto che ai Compravil, al di là della, come dire, nello sveltire le attività burocratiche che sappiamo esistere, in ogni caso anche ci fosse soltanto il marchio del comune, voglio dire, non è che per cucinare le rane piuttosto che poi andiamo io, lei, Rasori, abbiamo sempre bisogno di persone che in qualche maniera danno un servizio, no? E quindi in ogni caso avremo bisogno di volontari e di cittadini che ci aiutano, poi... No, ma nel senso che comunque le associazioni sono il cuore pulsante e vanno, per il mio punto di vista, vanno sempre tenute su piedistallo e chiaramente dandogli degli stimoli e uno dei modi con cui volevamo regolamentare la loro attività è proprio in quel famoso modulo che è sempre esistito, l'abbiamo usato poco, dove loro citano cosa vogliono fare nell'annualità o nell'anno in corso quando prevedono le manifestazioni, in maniera tale che, come hai detto giustamente tu, alle volte che non sempre la domanda arriva in maniera puntuale e non sappiamo cosa fanno, ecco. Grazie. Bene, grazie, se non ci sono altri interventi passiamo alle votazioni. Ah no, eravamo ancora alla presa d'atto, siamo ancora. Allora iniziamo invece un nuovo punto all'ordine del giorno, punto numero 12, modifica al regolamento comunale per l'istituzione e il riconoscimento della rana d'oro. Anche questo mi pare sia passato in commissione, quindi relaziona il capogruppo Buccini. Sì, due modifiche veramente banali, più che altro perché col vecchio regolamento che avevo redatto, avevamo poi visto, mi sono accorto che c'erano un paio di punti, hanno criticità, ma solo criticità a livello formale, quindi ho aggiunto che le proposte per le candidature della Rana d'Oro fossero date sia al Presidente della Commissione sia in Segreteria del Comune, che prima non c'era, e che il riconoscimento verrà consegnato dal Presidente della Commissione designatrice o dal Sindaco in Consiglio Comunale in altre sedi l'anno solare successivo alla designazione avvenuta, perché prima era entro il 31-12 dell'anno corrente, e anche solo facendo la prima volta che è stata siamo andati comunque oltre l'anno, avevamo poi deciso di farlo il 2 giugno la premiazione. Detto questo, dato che mi era stato chiesto in commissione anche da Del Vento, per Stefano Konievich questa doveva essere la sera adatta a darglielo, perché il 2 giugno lui non c'era, impegnato alle gare, non c'era poi un'altra manifestazione ufficiale, diciamola così, del comune, avevamo deciso di darla in questo consiglio comunale, ma lui è in ferie, che torna poi il 15 di agosto, quindi adesso sicuramente il premio gli verrà consegnato poi a settembre, o al primo consiglio comunale utile, oppure i primi di settembre ci ritroveremo un attimo e vedremo quando poi darglielo, perché in effetti adesso è un po' lungo. Grazie. Sì, anche qui avevo avanzato una proposta in commissione, in quanto giustamente gli ha ricordati i punti che secondo me sono anche essenziali, ecco, quelli che ha ricordato il consigliere Buggini, però ci eravamo lasciati dicendo che nel regolamento avremmo scritto che venivano depositati in segreteria ma indirizzate al presidente della commissione. Mi sembra di non averlo letto questa cosa sul regolamento, nonostante la commissione si fosse espressa in questo termine. Io come commissario mi sento un po' a disagio, perché se in commissione si decide di fare una variazione o di aggiungere o di inserire, secondo me questa cosa deve essere inserita nel testo che va in consiglio. Poi capisco che può essere una sottigliezza, però secondo me non è coerente il testo che è stato approvato, che è messo agli atti, con quello che era stato approvato in commissione. Poi
la commissione ha sempre valore consultivo, però secondo me la correttezza vorrebbe che, se ci mettiamo d'accordo che un testo va scritto in una determinata maniera, mi piacerebbe leggerlo in questa maniera agli atti, perché tant'è che l'avevamo votato in maniera favorevole. Grazie. Va bene, ci sono altri interventi? Nessuno? Allora, non lo so, cioè sì, c'ero anch'io, ma non lo so, perché è così. Poi ripeto, quando tornerà Lanzetti vedremo, ma questo non ho idea. Proporrei di rinviare, se c'è questo, se c'è questo errore da parte dell'ufficio, verifichiamo. Non possiamo metterlo. Proceduralmente non si può mettere il secondo metodo, sì. Bisogna votarlo e rimane così. Se c'è stato un disguido di questo tipo, nel senso che manca una cosa che era stata votata in commissione, non c'è problema, lo ritiriamo, lo possiamo, portiamo nel prossimo consiglio. Va bene? Allora, votiamo il rinvio del punto, però. Allora, proposta, c'è qualche intervento su questo punto per chiarire se c'è stato questo errore, dimenticanza da parte dell'ufficio? In effetti so che c'era stato consigliere Gallo aveva detto questo, avevamo poi detto di sì, quindi sì, non so il motivo proprio tecnico per cui non ci sia, cioè io me lo son trovato qua. Va bene, allora se va tutto. Io posso dirvi che, sebbene sia una sottigliezza, perché quella è effettivamente in sede di commissione era stata votata favorevolmente questa modifica, cioè il mio contributo. Allora, bisogna votare, sospendiamo il punto, poi non so, il presidente della commissione, qualcuno si fa carico di far presente questa dimenticanza e lo portiamo nel prossimo consiglio. Allora, punto 12. Rinvio. Dobbiamo votiamo io, sì. Punto 12, presenti 8, astenuti nessuno, votanti 8, voti favorevoli per il rinvio, precisiamo, per il rinvio 8. Passiamo alla proposta numero 13, delega delle funzioni e dell'attività dell'Agenzia delle Entrate a riscossione. Anche questa è abbastanza formale, nel senso che, come noto, il Comune utilizzava Equitalia SPA per la riscossione coattiva dell'IMU, della TASI e per quanto minimo degli altri oneri, delle altre imposte con residuali, ICI, sanzioni codice della strada. Come noto Equitalia è stata abrogata e al posto di Equitalia è nata al suo posto, io direi trasformata, ma sì, così si dice, abrogata, cessata, e c'è una nuova Agenzia delle Entrate che come personale, come strutture funziona esattamente come Equitalia, che si chiama Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Quindi con questo diamo in carico un nuovo incarico, quello che aveva Equitalia lo affidiamo a Agenzia delle Entrate e Riscossioni, che svolgerà praticamente le stesse funzioni. Ci sono interventi? Prego Gallo. No, solo una domanda più che un intervento. Ho letto che, o mi è sembrato di leggere, che l'Equitalia, l'Agenzia delle Entrate, come si chiama? Agenzia? Me la sono persa. L'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni trattenga il 3% di quello che incassa dalle riscossioni. Come già Equità, se era possibile avvalersi o magari fare un'indagine per trovare magari qualche agenzia che potesse avere un prezzo più basso, no? È una domanda, non è una richiesta, se era possibile, perché so che su altri tipi di tributi abbiamo altri tipi di riscossori, quindi magari se era possibile avere un servizio a un miglior prezzo, ecco, io lo ammetto così. Su altri tributi no, abbiamo Equitalia riscuote coattivamente tutti i tributi, abbiamo altri che riscuotono i tributi non coattivamente, tipo, sì. Ma mi pare che abbiamo solo i lumini dei loculi, se no una cosa così. Comunque sì, abbiamo un'agenzia che riscuote ma non coattivamente, cioè vuol dire riscuote in esercizio.
Coattivamente abbiamo solo Equitalia, si potrebbero valutare altre agenzie, no, ma con un procedimento. Questa è l'unica possibilità per affidarlo senza gara. No, sì, stato... sicuramente senza gara, certo, lo dà allo Stato. Altrimenti non staremmo qui, ci sarebbe stata una gara per affidarlo. Però non è che siamo obbligati per forza a scegliere questa agenzia, potrebbe essere che magari, non lo so, ecco. Insomma, potremmo privatizzare invece che darla allo Stato, potremmo privatizzare e far entrare i privati nella riscossione. Sì, non è privatizzare, è pagare meno un servizio, io non è che voglio privatizzare nulla, se lo Stato mi chiede il 3 e qualcun altro mi chiede il 2, forse è meglio che noi non lo teniamo in tasca noi, non voglio privatizzare nulla, voglio solo capire se è stata fatta questa indagine o se abbiamo deciso Equitalia per un discorso. Tecnicamente l'unico riscossore pubblico è Equitalia, ora Agenzia delle Entrate e Riscossione, ci sono altri riscossori privati. Si può decidere di andare verso il privato facendo una gara e prendendo un riscossore privato. Noi abbiamo fatto la scelta di stare con il riscossore pubblico. Si può fare un'altra scelta andando verso il privato. Ma non è un giudizio di merito, proprio che l'unico pubblico è questo. No, il mio giudizio era se riuscivamo a risparmiare, era solo quella. La mia volontà era fare cassa. Potremmo valutare se avete deciso il pubblico perché così, insomma, fatti non avete di cronaca, valutato se c'era altre strategie. Ci sono fatti di cronaca che, insomma, lascio un po'. Sì. Molte volte i riscossori privati non sono molto attendibili, nel senso che poi bisogna anche poi il riscossore privato deve prendere dal cittadino e il comune deve prendere dal riscossore privato. E alcune volte fatti di cronaca ci hanno insegnato che non è sempre facile, specialmente quando il presidente scappa all'estero e con la borsa. Allora, passiamo, se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Proposta numero 13, presenti 8, astenuti 1, votanti 7, voti favorevoli 7, voti contrari nessuno. Immediata eseguibilità, votiamo di nuovo, presenti 8, astenuti 1, votanti 7, voti favorevoli 7. Approvato. 14° punto all'ordine del giorno, aggiornamento degli ordini di urbanizzazione primaria e secondaria. Allora, gli oneri di urbanizzazione, quindi quanto sostanzialmente quando devono pagare i cittadini o chi fa opere sul nostro territorio, erano fermi da 5 anni. Con questa delibera, anche in relazione per fortuna all'aumento di interventi edilizi che si sono verificati nel 2016 e soprattutto nel 2017, adeguiamo questi importi, ci limitiamo ad adeguarli all'inflazione, quindi con un aumento del 6,9%, che è esattamente pari all'inflazione degli ultimi 5 anni. Direi che è tutto qua. Ci sono interventi? Prego Gallo. Sì, premesso che non sono un cultore di dati Istat, ecco, però un aumento del 6% sull'inflazione forse saremmo stati tutti più contenti anche a livello dello Stato, perché alcuni anni si è parlato addirittura di deflazione, non tanto di inflazione. Comunque non voglio entrare nel merito dell'inflazione. Secondo me l'economia del paese si fonda, oltre che sul commercio, anche sull'attività edilizia, che sono poi i capitoli principali su cui un comune riesce a fare cassa, e due anche attività di controllo. Quindi secondo me è un settore strategico questo. Premesso che secondo me nel settore oggi non è che a Villa Stellone si vede il proliferare di gru, ecco, a me piacerebbe da un certo punto di vista che ci fosse una maggiore richiesta, ecco, nel nostro tessuto urbanistico lo vedo piuttosto fermo. Poi io mi posso anche spingere più là dicendo che abbiamo fatto uno strumento urbanistico forse un po' in ritardo rispetto a quello che il comune chiedeva, le esigenze chiedeva, e forse da un certo punto di vista si sono anche ingessate un po' le situazioni. Adesso speriamo che con questi PEC qualcosa si riesca a risolvere, però non ho visto, diciamo, con l'entrata in vigore del nuovo piano regolatore quel cambio di passo che forse tutti auspicavamo, perché comunque è ovvio che è un'attività edilizia più di
più alto livello, ecco, consente comunque una migliore economia del nostro paese. Secondo me aumentare oggi le aliquote, io avrei fatto una proposta in senso contrario, cioè io avrei cercato di agevolare chi voleva intervenire per vedere se si trovavano di venire incontro a chi comunque aveva avuto può avere l'esigenza di poter intervenire, quindi secondo me andare a tassare, ecco, ad aumentare del 6%, che poi non è poco, perché poi 6% al metro quadrato per tutti i metri di una casa sono soldi, ecco, non si tratta di pochi centesimi di euro, ecco, si tratta di un aumento vero e proprio, ecco, di un certo entità. Quindi secondo me è proprio l'esatto contrario di quello che la delibera chiede, quello che bisognava fare. Secondo me già abbiamo fatto un autogol non cercando di inserire dell'attività edilizia convenzionata. Ringrazio il sindaco che mi ha chiamato, com'è che aveva detto i giornali, urbanizzatore, non lo so, non mi ricordo neanche più. Però il discorso di quando io ho fatto questa proposta di cercare di trovare delle edilizie sociali serviva proprio a cercare di trovare quel mercato che forse oggi non tutti riusciamo a sostenere dei costi, quindi con un'edilizia convenzionata magari si riuscivano a mettere in campo delle attività. Le ultime costruzioni ex novo che sono state costruite di una certa entità, adesso non è più presente in consiglio con noi, ma l'ha fatta l'ex sindaco D'Amaro, ecco, io mi ricordo gli interventi in via 25 aprile piuttosto che quelli in via Lunga, piuttosto che altri interventi di economia convenzionata, che poi si possono sbandierare come i comunisti vogliono tornare alla carica. Secondo me invece era la possibilità di trovare delle attività edilizie e trovare il giusto mercato per poterle ottenere. Purtroppo, avendo voluto inserire questa clausola di spalmarla all'interno, è vero, forse dal punto di vista della tecnica urbanistica potrebbe essere da un punto di vista allora io costruisco un piano in più, questo lo do edilizia convenzionata, ma poi la realtà dei fatti avete capito qual è, nel senso che nessuno costruisce, non si costruisce neanche l'edilizia convenzionata e quindi comunque di ribalta gli oneri di urbanizzazione sono crollati, ecco, di fronte a un crollo degli oneri di urbanizzazione prevedere un aumento delle aliquote secondo me è veramente voler rigirare il coltello nella piaga. Io avrei cercato delle forme di aiuto, ecco, di sostegno a quello che può essere l'attività edilizia, non di cercare di vessarla ulteriormente. Secondo me è una manovra antieconomica questa, cioè potrebbe andare a ingolfare quel che poco si può ancora fare. Ecco, io avrei cercato politiche di incentivo piuttosto di politiche di aggravio in questo settore. Grazie. Altri interventi? No. Se mi permetto una risposta, non credo innanzitutto che un aumento del 6% negli oneri di urbanizzazione faccia la differenza per un privato che vuole o non vuole fare un intervento edilizio, cioè sono ben altre le motivazioni che spingono a fare o non fare un intervento edilizio di un privato. Secondo, non si tratta di un aumento, è un semplice adeguamento Istat, quindi sono gli stessi oneri di urbanizzazione di 5 anni fa. Per quanto riguarda l'edilizia, per fortuna in Villa Stellone invece è in notevole espansione. Abbiamo, tanto per citare il ben noto intervento di Borgo Cornalese, una ristrutturazione, una riqualificazione di un'area molto degradata in questo momento con la costruzione di 95 abitazioni. Cioè dire che a Villa Stellone si vogliono costruire 95 nuove abitazioni, c'è un PEC che ci porta 150.000 euro di oneri di urbanizzazione, e dire che l'edilizia è in crisi mi sembra francamente una controindicazione. Non solo, ci sono i proprietari della zona edificabile di oltre ferrovia che hanno già firmato e i tecnici stanno elaborando un PEC per iniziare a costruire anche oltre ferrovia, quindi qualcosa si muove anche lì. E come dicevo, anche nella zona industriale c'è un PEC in corso, anzi per la verità ce n'è uno in corso in fase avviata di trattativa, e ce n'è uno di una grande azienda che ha per fortuna rilevato un'altra azienda che era fallita, che ha intenzione di ampliarsi, quindi anche quelli sono oneri di urbanizzazione che arriveranno. Ora, possiamo anche scontargli il 6% a queste aziende, a me sembra il caso invece di fargli pagare qualcosa, visto
che non di sicuro fanno o non fanno l'opera per il 6% di oneri di urbanizzazione in più. Quindi ritengo che questo adeguamento degli oneri di urbanizzazione sia doveroso, se non altro per non perdere potere d'acquisto rispetto al 2015, 5 anni fa, quindi al 2014. 12. E non penso che questo influisca in nessun modo nelle decisioni di intervento edilizio che sono in essere a Villastellone, che verranno, siamo proprio alla vigilia della loro esecuzione, della loro partenza. Ci sono altri interventi? Prego, Gallo. Sì, torno a dire che prima di che ci siano 90 appartamenti a Borgo Cornalese, sono parecchi anni che se ne parla, io spero che il progetto vada avanti, che le cose si facciano, però da lì a dire che adesso l'attività edilizia Villastellone è fervente perché forse si farà un intervento a Borgo Cornalese chissà quando, mi sembra un po' voler fare entrare un quadrato in un cerchio, ecco, io un po' nel settore ci mastico e posso dire che nuove costruzioni a Villastellone se ne fanno oggettivamente poche rispetto ad altri comuni, ecco. Io ho presente Carignano, ho visto in questi anni il comune di Carignano cambiare notevolmente, Villastellone non l'ho visto così cambiare, forse avrebbe senso anche un discorso sulla riqualificazione edilizia, che a Villastellone vedo parecchie case vuote che non vengono riqualificate, ecco. E poi questa cosa che ad alte tasse non corrisponde, mi perdoni, non mi trovo d'accordo, perché se è ovvio che io trovo in un comune confinante delle capacità di insediamento, noi già abbiamo poche infrastrutture di nostro, non abbiamo la competitività di quelli che possono essere comuni più grandi e meglio serviti, Moncalieri, Trofarello, l'abbiamo visto con l'ospedale come è andata a finire, non, senza entrare nel merito, però oggettivamente il comune di Villastellone, se ha delle risorse per poter fare appetibilità, mi perdoni, non è che abbiamo tante leve se non quello dal punto di vista fiscale, quindi se vogliamo attirare persone, attirare imprese, perché poi le imprese fanno i conti della serva, è ovvio che se in un posto mi costa 3-4 mila euro in più che in un altro posto, forse al signor sindaco 4 mila euro sembrano poche, ma magari un'impresa le guarda questi conti, e quindi secondo me l'aumento della leva fiscale sugli oneri di urbanizzazione la vedo, continuo a essere convinto che sia un'operazione deleteria. Va bene, grazie, io mi appello a quanto ho già detto prima, che mi pare sia già una risposta a queste obiezioni. Ci sono altre nessun altro intervento, quindi passiamo alle votazioni. Proposta numero 14, aggiornamento oneri di urbanizzazione, presenti 8, astenuti nessuno, votanti 8, voti favorevoli 7, voti contrari 1. Immediata qua? No. Al successivo punto all'ordine del giorno, approvazione comunale disciplinante la presenza sul territorio, la detenzione del benessere e la tutela degli animali. Relaziona il capogruppo Buccini. Allora, anche qui, come i due regolamenti di prima, sono stati portati in commissione, li avete visti in commissione, votati eccetera, non mi dilungo sul contenuto del regolamento, se non che come principio generale quello di regolamentare tutto quello che è la tutela e il benessere degli animali, e quindi ci sono vari punti tipo deiezioni canine, piuttosto che cose, ci sono altre come portarlo in giro eccetera, però sono come dire punti anche questi molto, molto tecnici, che erano stati visti poi dal consigliere Di Staino e dal comandante della sua collega della Polizia Municipale, quindi niente, ho fatto soltanto questi incipit che poi senza andare proprio nel dettaglio del regolamento. Grazie. Grazie, allora ci sono interventi? Rasoli. Grazie Presidente, io mi scuso per non essere stato presente alla Commissione, perché avrei posto già lì questa domanda. Il regolamento ingloba anche un'eventuale ordinanza anti-botti, anti-fuochi d'artificio? L'hai fatto? Quindi non mi hai detto cosa ti hanno risposto. Quindi la pongo adesso. E in conclusione del regolamento.
È inclusa nel regolamento, quindi siamo a posto. Già risposta. Sì. Premesso che abbiamo sostenuto anche noi in commissione questo regolamento, io credo nel rispetto dei diritti degli animali. Secondo me vanno commisurate al rispetto dei diritti degli umani, e quindi bisogna cercare di mettere d'accordo entrambe le situazioni. Il discorso dei botti è stato inserito, io torno a ripetere, dico la mia, poi il regolamento l'ho votato. Secondo me è voler fare entrare un quadrato in un cerchio, inserire i botti. Secondo me i botti possono essere pericolosi per gli umani a prescindere da quello che fanno agli animali. Li vogliamo vietare per paura degli animali, ma secondo me c'erano le prerogative per fare un altro tipo di ragionamento, ecco, io la vedo così. Quello che mi trovo un po' il limite di questo regolamento, che noi andiamo a sancire dei diritti sulla carta, per carità, però anche questo tema è stato affrontato in commissione. A volte mancano però poi gli strumenti necessari a far sì che queste cose vengano attuate, ecco. Quindi ho sentito dire che c'è la volontà, ecco, di aumentare l'attività di controllo, quindi di fornire nuove risorse al corpo di polizia, ecco. Noi questa battaglia l'abbiamo sempre portata, in quanto pensiamo che due agenti siano un po' effettivamente un po' troppo pochi, perché poi se sono impegnati con l'attività esterna non possono fare attività d'ufficio e via discorrendo. Quindi il fatto che forse si sia già iniziato a lavorare, ecco, in questo senso, per cercare di dotare un po' di più di risorse all'attività di controllo, io lo vedo favorevolmente. Quindi un regolamento va bene, noi lo sosteniamo. È ovvio che al regolamento dell'animale c'è anche il regolamento dell'umano, perché io l'ho fatta questa domanda in commissione e ci credo fortemente, perché io tutte le mattine mi trovo il cancello pisciato dal cane, poi piscia 1, piscia 2, piscia 3. Sul regolamento di piscia non se ne parla, si parla solo di deiezioni solide. Capisco tutti i limiti della cosa, ma se ha diritto l'animale di pisciare, ho anche il diritto io che il mio cancello sia pulito. Quindi cerchiamo la giusta, no, fa ridere, però è vero, io purtroppo è così. Io capisco chi ha gli animali. Quando ho avuto il gatto anch'io subivo chi era il mio vicino, che il mio gatto gli andava a sgattare, mi diceva: oh, guarda che il tuo gatto ha sgattato. Per carità, i diritti dell'uno vanno con i diritti dell'altro. Io sono per dare i diritti agli animali, tuteliamoli, diamogli gli giusti spazi, diamo il giusto tutto. Però secondo me va fatta anche una politica per gli umani, perché il limite questo deve esistere. Purtroppo l'aumento esponenziale dei detentori di animali domestici porta anche a più conseguenze, quindi è giusto dare i giusti spazi, i giusti diritti, però bisognerebbe anche educare un po' la popolazione a convivere con questi animali, non solo da un punto di vista formale, ma anche da un punto di vista pratico. Quindi ben vengano i diritti degli animali, ma io dico: ci siamo anche noi cittadini, date qualche diritto anche a noi di non avere il cancello pisciato tutti i giorni. Lo so che è difficile, lo so, capisco che ai detentori di animali sia un discorso un po' strano, però purtroppo inizia uno, in conseguenza vanno tutti. A me capita a volte di viaggiare per via Cossolo e dover fare lo slalom, e capisco che le attività di controllo hanno cose più importanti da fare che non andare alla ricerca di chi ha lasciato le deiezioni canine. Sono d'accordo, però se vogliamo vivere in un paese rispettoso dobbiamo cercare di far fronte anche oltre al rispetto degli animali, ecco, l'educazione di chi li porta, anche perché poi ci sono tantissimi padroni che sono perfettamente educati, con un dovere, un senso civico di un certo tipo, e quindi non c'è bisogno di dir nulla, che quindi loro in automatico fanno quello che deve essere fatto affinché gli animali domestici non diventino un disturbo. Ci sono certi padroni però che se ne fregano un po', ecco, perché il cane è suo e quindi ha diritto di fare tutto, ecco. Io su queste cose qui sono un po' titubante. Capisco che non sia il problema prioritario del comune di Villastellone, però anche una strada più pulita, ecco, fa parte del decoro urbano. E quindi diamo pure i diritti agli animali, però torno a ripetere, io studierei anche delle misure per dare dei diritti anche ai cittadini, nel rispetto di tutti ovviamente. Grazie. Bene, grazie. Ci sono altri interventi?
Nessuno, allora passiamo alla votazione. Ah, ma scusa. È una battuta, ma io sono favorevole al benessere e alla tutela di qualsiasi forma di vita, quindi anche degli animali. Quindi è un po' una dichiarazione di voto, penso. Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno, allora passiamo alla votazione. Presenti 8, astenuti nessuno, votanti 8, voti favorevoli 8. Immediata esigibilità? No. Allora passiamo alle mozioni, in particolare alla mozione tutela, salvaguardia e valorizzazione del Rio Stellone e degli affluenti presenti sul territorio della Stellonese. Primo firmatario del 20 marzo. Prego. Grazie. Premesso che un contratto di fiume o di lago è un accordo volontario che prevede una serie di atti operativi concentrati fra i gestori della risorsa del territorio, strutture di governo, i cittadini, rappresentanti delle categorie che hanno interessi legati ai territori fluviali, stakeholders o portatori di interesse come agricoltori, industriali, pescatori, canoisti, associazioni ambientaliste. Ricordato che il concetto di contratto di fiume e di lago è stato introdotto per la prima volta nell'ambito del secondo forum mondiale sull'acqua, tenutosi all'AIA nel marzo del 2000, è ripreso dalla direttiva quadro europea delle acque 2000/60. Con tale strumento in particolare si stabilisce un sistema di regole che mette sullo stesso piano i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva stessa. Tenuto conto che a livello nazionale la Carta Nazionale dei Contratti di Fiumi, già ratificata da diverse regioni italiane tra cui il Piemonte, individua metodologie e strategie di base da utilizzare nella gestione di contratti su tutto il territorio. Questi strumenti sono inoltre stati recentemente riconosciuti a livello nazionale nell'ambito della legge 221 del 28 dicembre 2015, cosiddetta collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, di recente approvazione, che è l'articolo 24 bis che la prima volta precede ed inquadra i contratti di fiume nell'ambito della pianificazione distretto idrografico, inserendo nell'articolo 68 bis del decreto legislativo 152/2006. Salto questo pezzo. Premesso che con il piano di tutela dell'acqua PTA la Regione Piemonte ha introdotto i contratti di fiume e di lago quale strumento di programmazione negoziata per la gestione integrata a livello di bacino idrografico, finalizzata alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, e che per attuare il PTA sul territorio l'amministrazione regionale ha promosso nel tempo l'attivazione in via sperimentale di una serie di contratti. I territori interessati dalla sperimentazione sono stati scelti in base alla loro specifiche criticità ambientali e rappresentano l'esperienza pilota a partire dalle quali sono state redatte apposite linee guida regionali approvate con delibera della giunta regionale numero 16-26-10 del 19-9-2011, che consentiranno di dare omogeneità ai processi dei futuri contratti di fiume e di lago sul territorio regionale, sottolineando che i contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della normativa in materia ambientale, che con particolare riferimento alla direttiva 2060, direttiva quadro sulle acque, che prevede il raggiungimento del buono stato di qualità dei corpi idrici alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007-60, direttiva alluvioni, e alle direttive 42-93, direttiva habitat, e 2008-56, direttiva quadro sulla strategia marina, in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione degli effetti delle inondazioni e delle siccità, nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l'attuazione delle suddette direttive. Tutto ciò premesso, i consiglieri di Vivere Vita Stellone richiedono che l'amministrazione comunale si impegni in questa sede a farsi promotrice nell'istituire un tavolo intercomunale e interassociativo affinché ci sia un più largo coinvolgimento possibile e la massima volontà nel portare e riportare il Rio Stellone in una situazione e condizione che lo valorizzerebbe e lo renderebbe un vero bene per la nostra comunità. Grazie, risponde il capogruppo Bucci. Allora, sì, non bene, sarò breve, nel senso che tutta questa mozione, ad esempio io non ero molto afferrato su proprio del concetto fiumi, laghi, eccetera, e quindi non abbiamo letta in maggioranza, ci troviamo d'accordo nel poter iniziare questo discorso, ma vorremmo che in questo caso qua foste voi a prendervene l'impegno, ok? Più che altro perché
se avete procurato questa mozione con tutti questi dati, sicuramente sarete in grado, meglio di me sicuramente, di poter affrontare il problema. Siamo assolutamente convinti che questo problema, magari in questo modo qua, possa essere superato e quindi possa essere il problema dello stellone, quello che è, possa essere anche debellato in tutte le parti, e quindi vi chiediamo appunto di farvene carico, ma non da soli, nel senso che fate voi col sostegno dei vari assessorati di competenza, di chi che sia, per noi va bene, quindi oltre a votare questo, vi chiediamo appunto di farvi da capofila, ecco, per questo, come amministrazione, ecco. Io che ho letto le tue intenzioni mi sono già mosso e ho già provato a cercare di capire come funzionano i contratti di fiume, andando a parlare, sono andato solo ieri a parlare con la responsabile dell'ufficio pianificazione e controllo delle risorse idriche e il suo dirigente, che è Gianni Betta, e Filippini Guglielmo, per chiedere come ci si muove rispetto a questo tipo di iniziativa e di progetto. Detto questo, io avrei anche detto che siccome a me piacciono che poi le cose vadano a buon fine e non mi interessa la paternità poi dell'iniziativa, cosa. Avrei detto che noi partecipiamo volentieri, ma non è una cosa poi strettamente necessaria, nel senso che non ci interessa poi apparire come, ci interessa che il progetto vada a buon fine. Detto questo, adesso io provo, se avete pazienza, a elencarvi alcune delle cose che bisogna pianificare, che bisogna fare, poi io, se è vostra intenzione, se avete voglia, ci possiamo vedere, possiamo di nuovo poi provare a parlarne, a scendere un po' più nel dettaglio. Oggi abbiamo parlato di Cascina Pelabue, oggi abbiamo parlato, Gallo ha parlato della crisi del commercio e delle difficoltà che secondo me, secondo lui e secondo me anche, il paese sta un po' diciamo così, trovando anche in una dimensione anche legata un po' al turismo, se vogliamo, ma turismo nel senso a essere appetibile anche per la gente, che possa favorire appunto il commercio e via discorrendo. Il sindaco ci ha parlato di questa nuove costruzioni e della riqualifica di Borgo Cornalese. Io credo che un progetto di questo tipo qua vada un po' incontro a tutte queste serie di criticità. Io prima non sono intervenuto perché appunto secondo me un progetto di questo tipo può in qualche modo andare a ripagare un pochettino e a valorizzare, sì, a far crescere il paese sotto tutti questi punti di vista. Ci sono degli step, però il primo è il coinvolgimento di tutti i comuni sui quali il fiume Stellone e la Gora di Borgo ovviamente passa. Sono 6 comuni, bisogna ovviamente istituire un tavolo. Un tavolo politico, e non posso essere io a istituirlo, ma credo che dobbiate essere voi, poi noi ci possiamo anche partecipare, lo faremo anche molto volentieri, ma è un ruolo politico che non possiamo soprassedere, no? Cioè non possiamo essere noi a avviarlo, ecco, per spiegare appunto che cos'è un contratto di fiume. In questa sede i due responsabili della città metropolitana hanno dato piena disponibilità, così come hanno dato anche disponibilità a dare gli strumenti e a fare una sorta di tutoraggio del progetto in essere. Una primissima cosa da fare sarà sicuramente andare a vedere lungo tutto il percorso sia della fiume dello Stellone che della Gora di Borgo dove sono le situazioni di criticità, quindi schiume, tra l'altro c'è stato un episodio di muova recentemente di schiume, di mare, dove c'era un odore molto forte, che ho visto che ci sono state anche delle segnalazioni, però voi sapete meglio di me che negli anni più volte
queste cose si sono ripetute, sono stati fatti degli interventi così a spot, ma se non si va a monte della cosa non si andrà mai da nessuna parte, quindi bisogna fare prima un censimento di tutte queste cose qua e non bisogna per forza poi andare a multare o andare a rompere particolarmente le scatole al contadino che magari svuota i liquami dentro il fiume, ma bisognerà andare a insieme alla SMAT a trovare magari delle soluzioni alternative a questi problemi. Bisognerà poi fare uno studio, ovviamente bisognerà finanziarlo, per un progetto di valorizzazione della zona, anche delle zone limitrofe del fiume. Questo perché? Perché il contratto di fiume esistente in Piemonte, che sono quello della Stura principalmente e quello del Pellice, hanno ricevuto fior di finanziamenti. Noi siamo all'interno anche del Corona Verde, so che a breve ci dovrebbe essere un secondo bando dove saranno comunque stanziati dei finanziamenti, un progetto di questo tipo qua secondo me potrebbe essere in qualche modo oggetto di attenzione e perché no potrebbe anche essere finanziato. Adesso ci sono tante altre cose che vi potrei elencare che sono cose da fare. Ah, un'altra cosa, ci sono delle sanzioni dell'Unione Europea, che adesso vi dico, che dettate di direttive acque 2060, dove entro il 2021 bisogna raggiungere uno stato di ecologico ambientale e anche il fiume Sellone è contemplato, perché altrimenti pare che se noi i corsi d'acqua del Piemonte non raggiungono un certo stato, saranno limitati i finanziamenti da parte dell'Unione Europea all'agricoltura. Quindi qua poi ci sono tanti soggetti che andranno coinvolti, l'associazione ambientalista, per quanto io sono riuscito a coinvolgere, si trova tutta assolutamente d'accordo e mi hanno già detto che sarebbero molto interessati a partecipare a questo tipo di progetto, ci sarebbe poi la Coldiretti e tutte le altre gli altri sindacati legati all'agricoltura e le altre associazioni. Ci sarebbe un grosso lavoro da fare, non è un lavoro semplice sicuramente, c'è tutto un discorso legato anche al turismo sostenibile e via discorrendo, abbiamo parlato anche di una pista ciclabile, no? Qua stiamo parlando di territori come Ceresole d'Alba, come tutte le zone di Poirino, Tarnavasso e via discorrendo, dove scorre lo Sellone. Insomma, c'è un discorso anche lì di pista ciclabile che magari potrebbe essere un discorso interessante, sempre per migliorare un po' le condizioni legate un po' sempre al nostro commercio, le difficoltà che il paese, ma tutti i paesi stanno vivendo in questo momento. Per cui io son contento che questa idea possa interessarvi, possa piacervi. Poi ne parleremo ancora rispetto a chi dovrà tenere le fila di questo progetto qua. Sicuramente noi siamo molto interessati e partecipiamo, estendiamo naturalmente l'invito anche al consigliere Gallo e niente, scusate se sono stato un po' prolisso, ma ci sarebbero ancora tante altre cose da dire, ma poi avremo modo. Grazie. Finalmente sento un discorso di strategia, ecco, secondo me queste sono le cose che ci vanno nella politica per cercare di trovare delle soluzioni, ecco. Quindi io sono favorevolissimo sia alla materia, perché secondo me è un fatto importante, nel senso la difesa dell'habitat sia per umani che per animali è essenziale, quindi colgo con favore questa proposta. Colgo con favore anche l'apertura del capogruppo Bugin, se è un'apertura vera e non un'apertura interessata, come per dire ma fate voi, nel senso che comunque noi possiamo dare il nostro contributo e io se chiamato, anzi ringrazio il consigliere Del Vento di aver chiesto il mio contributo e io sono anche disponibile a darlo e quindi cercheremo le forme e le valutazioni più opportune. È ovvio che le cose se si fanno insieme si fanno prima e si fanno meglio, ecco, se diventa una gara solo a scaricare la cosa, che penso che non sia nella risposta che viene data dalla maggioranza, nel senso fate voi capofila, nel senso che secondo me se un'idea è buona, secondo me questa idea è buona, dobbiamo lavorare tutti
entra a terra a far sì che venga portata a casa, ecco, senza aspettare, beh, tira tu, non siamo una gara ciclistica in cui uno deve lavorare, fare del gregariato, ecco. Secondo me se la proposta viene reputata interessante, così io come la reputo, chi tira fa lo stesso, ecco, l'importante è che portiamo a casa il risultato, e sono favorevole al discorso anche strategico che ha fatto il consigliere Del Vento, perché secondo me da queste politiche, a volte senza neanche troppi finanziamenti, poi i finanziamenti si vanno anche a cercare, però dalla strategia possono emergere delle buone soluzioni per il nostro paese, quindi ben venga la mozione e ben venga il voto unanime del consiglio. Grazie. Allora, permetto di fare un intervento io ribadendo quanto ha già detto Bugini. Evidentemente il consigliere Del Vento ha dimostrato sia nella redazione della mozione sia nella relazione verbale che ha fatto in questa sede di avere una preparazione sull'argomento superiore sicuramente alla mia, e permettetemi anche a tutti gli altri consiglieri di maggioranza. Quindi rinnovo l'invito a farsi carico della cosa. Se così è, approveremo la mozione. Domani stesso firmerò una delega e lo nominerò consigliere delegato alla redigere il contratto di fiume. Quindi rappresenteresti tutta l'amministrazione. Va bene, però ci tengo solo a dire, mi piacerebbe che ci fosse comunque una persona delegata da voi che lavori al mio fianco, perché ripeto, se devo istituire un tavolo per prendere contatti con le altre amministrazioni comunali non posso farlo io, credo. Sarebbe più corretto che lo facesse voi. Il delegato rappresenti tutta l'amministrazione, quindi poi hai poteri come gli altri consiglieri di maggioranza, hanno tutti delle deleghe, quindi, ma proprio nell'ottica di una dimostrazione di fiducia, di trasparenza nei confronti anche delle amministrazioni. Io allora. Quindi, però se mi garantisce questo, cioè nel senso che deve essere un lavoro stesso, se non domani, dopo di equipe, se mi garantisce che comunque è un lavoro di equipe e quindi che certo, ci siano, ci sarà uno che tira le file, noi comunque ci siamo, ecco, non votiamo a favore della mozione, quindi già il voto a favore è la dimostrazione che la cosa interessa e che rimarremo dalla stessa parte. Vabbè. Bene, ci sono altri interventi? No? Allora passiamo alla votazione. Proposta 16, presenti 8, votanti astenuti, nessuno, votanti 8, voti favorevoli 8, voti contrari nessuno. Qua non c'è l'immediata mozione. Punto numero 17, ordine del giorno, eliminazione del sistema tangenziale torinese delle barriere di pagamento di Sant'Anna Trofarello e di Carmagnola. Primo firmatario Gallo. Premesso che è in scadenza dei termini il rinnovo della concessione concernente la gestione della tangenziale di Torino, vista l'elettricità dovuta alla presenza sul tratto autostradale tangenziale di due barriere, quella di Sant'Anna Trofarello e quella di Carmagnola, criticità che coinvolgono valutazioni ambientali e sulla salute dei cittadini a causa dell'inquinamento indotto dal traffico sulla viabilità alternativa, considerato che in materia di rinnovi e proroghe delle concessioni per la gestione dei tratti autostradali la competenza è principalmente ministeriale e che la città metropolitana, oltre ad essere un azionista pubblico della società concessionaria, altresì la responsabilità anche degli atti di programmazione per lo sviluppo del territorio metropolitano, preso atto che in questo periodo è in fase di approvazione anche il piano strategico metropolitano, che tradurrà in un unico progetto gli ambiti di applicazione di interventi per il prossimo triennio di amministrazione dell'area metropolitana di Torino, considerato come le amministrazioni locali sono chiamate in questo periodo a predisporre osservazioni di merito al piano strategico metropolitano, sottolineato come inserire nel piano questa azione strategica di interesse per tutta la zona omogenea e per l'intera città metropolitana potrebbe snellire la mobilità nell'area portando un sensibile miglioramento dei collegamenti, la decongestione del traffico nei centri abitati, oltre che ridurre le polveri dal punto di vista dell'inquinamento nei centri urbani. Con il presente ordine del giorno si richiede l'impegno della città metropolitana con atti ad azioni affinché il rinnovo, la proroga della concessione per la gestione del sistema tangenziale torinese siano vincolati alla soppressione dei caselli autostradali di Sant'Anna Trofarello e di Carmagnola. L'impegno dell'amministrazione comunale di Villastellone, preferibilmente di concerto agli altri comuni della nostra area omogenea, di richiedere l'inserimento di questa valutazione strategica anche attraverso la formulazione di un'osservazione nel merito nella redazione del piano strategico metropolitana, precisamente a pagina 62, esattamente dove si parla dell'integrato per il completamento e il potenziamento del sistema viario metropolitano
metropolitano, di aggiungere in coerenza con la ricerca di un nuovo concessionario da parte del Ministero per le Infrastrutture, la comunità metropolitana torinese propone l'inserimento nel bando per l'individuazione del concessionario dell'autostradale di un piano finanziario comprensivo di interventi afferenti alla rete ordinaria di interesse metropolitano per la realizzazione di un piano integrato per il potenziamento del sistema viario complementare al sistema autostradale da attuare in modo sinergico con i territori coinvolti, tra le quali adeguamento tangenziale nord per la costruzione della quarta corsia dell'interscambio di Buruera allo svincolo di Falchere, tratta Buruera-Borgaro, circa 11 km, asse multimodale di Corso Marche, di collegamento tra le tangenziali nord e le tangenziali sud, questo sarebbe l'emendamento, liberalizzazione dei caselli di Trofarelle e Carmagnola e altre opere territoriali. Grazie. Grazie, era mozione, ordine del giorno. Allora chi chiede la parola al vice sindaco Frigge. Beh, questa sera Gallo siamo non solo aperture, direi voragini ci saranno, nel senso che quando ho letto l'ordine del giorno in qualche maniera ne avevamo parlato, soltanto che poi vedendo le forze che ci sono in campo dal punto di vista societario con le varie società autostradali e soprattutto la parte economica, perché sarà la cosa veramente in discussione, avevamo provato un po' di scoramento. Poi visto che c'è sostanzialmente anche il vostro appoggio e accompagnati da altri comuni limitrofi, abbiamo detto magari che non sia la nostra goccia che non faccia traboccare, no? Il mare, abbiamo detto appoggiamolo, quindi siamo favorevoli, proviamo ad andare a vedere, anche se personalmente voglio dire, questi costi che noi vogliamo chiedere in qualche maniera vengano abbattuti, da qualche parte dovranno uscire, non vorrei che poi magari il casello per andare da qualche altra parte costi il doppio, ma non, proviamoci, quindi ci trova d'accordo e quindi niente, proseguiamo, andiamo avanti, vediamo, ci affianchiamo agli altri comuni che hanno già aderito. Grazie. Ringrazio per l'apertura, sì, la proposta è vecchia, ecco, non è che se l'è inventata Gallo, anzi è una proposta che ciclicamente ritorna. Io perché ho pensato di proporla in questo consiglio? L'ho pensato perché esiste questo piano strategico metropolitano che è in fase di attuazione, quindi potrebbe essere l'occasione, facendo massa critica, perché è ovvio che secondo me questa cosa funziona se riusciamo a mettere in campo un po' di comuni che facciano massa critica sul tema, perché è ovvio che se andiamo noi solo come Villa Stellonesi troviamo un po' per le giuste osservazioni che ha fatto il vice sindaco, che penso che siano chiare a tutti, ecco, che c'è un problema economico e quindi di cercare il giusto bilanciamento. Però potrebbe essere la giusta attenzione finalmente per questa benedetta zona omogenea che oggi è un po' lasciata un po' ai margini, e quindi potrebbe essere A, un segnale di attenzione, B, per fare un discorso prettamente villastellonese, forse avendo il casello a Santena, io sono sempre convinto che ci vada la circonvallazione a Villastellone, però potrebbe essere un passo verso la mitigazione del traffico pesante sulle nostre reti stradali, quindi dal punto di vista villastellonese secondo me potrebbe essere strategica. Colgo con favore l'accoglimento della proposta, ribalto però all'amministrazione la necessità di, ma penso che magari in questi giorni possiate contattare anche le amministrazioni confinanti, perché ho sentito che c'è un discorso aperto su questi temi e secondo me se riuscite, perché io posso dare tutta la mia collaborazione, però poi fattivamente secondo me riusciamo a organizzare tutti insieme questo emendamento come zona omogenea, non dico che portiamo a casa il risultato, però intanto facciamo capire a questo al Piemonte che noi iniziamo a essere una macro area che si autodetermina, ecco. E questo potrebbe essere un piccolo passo, poi si potrebbero valutare altre strategie come quella che ha fatto prima il consigliere Del Vento, nel senso che se riusciamo a trovare nella zona omogenea la necessità di capire che facendo rete riusciamo a essere più competitivi, secondo me ne va del miglioramento di tutto lo sviluppo della nostra zona omogenea. Quindi ringrazio la maggioranza per l'attenzione e spero di
di che sia un primo passo verso questo nuovo ambito, ecco, perché so che anche altri comuni hanno la necessità, si sente questa necessità di fare squadra, e noi possiamo essere anche tra i protagonisti di questa vicenda. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi. Prego Rosoli. Sì, grazie Presidente. Del discorso del casello, ero bambino io che si diceva togliamo il casello di Santa, apriamo quello di Carmagnola. E effettivamente adesso ho visto che Santa ha votato a febbraio una mozione in comune. Adesso tocca un tema un po' spinoso, nel senso che con la previsione di costruire l'ospedale unico, a prescindere da dove sarà costruito, e ovviamente la speranza è che sia qui, l'argomento sarebbe sempre d'attualità, a prescindere dalla zona che verrà stabilita, ci sono caselli negli immediati paraggi. So che Carmagnola ha una situazione più magmatica perché c'è la nuova bretella con la discussione sul casello sud, però c'è l'eventualità che venga eliminato quello attuale e creato quello nuovo. Quindi forse da quando ero bambino la situazione non è mai stata così attuale, così proficua per la speranza di toglierlo. Sicuramente è più difficile che possano togliere quello di Beinasco, che è un altro dei caselli in discussione. Quello di Santena sembra che possa essere il principale indiziato, diciamo, essere soppresso, e forse per noi sarebbe anche quello più auspicabile. Grazie. Ora ci sono altri interventi? Nessuno, allora passiamo alla votazione. Presenti 8, astenuti nessuno, votanti 8, voti favorevoli 8, approvato. Allora passiamo invece all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che sono le comunicazioni, interpellanze e interrogazioni. La prima è pervenuta una interpellanza, primo firmatario Del Vento, evento oggetto interpellanza su accoglienza rifugiati. Considerata la situazione di emergenza non solo nazionale legata all'ingente flusso di persone che quotidianamente sbarcano sulle coste italiane, premesso che secondo le raccomandazioni contenute in un rapporto pubblicato dal rappresentante speciale del segretario generale del Consiglio d'Europa per le migrazioni e i rifugiati, l'Italia deve migliorare la capacità di accoglienza del proprio sistema di asilo e le politiche di integrazione, prevenire la tratta di esseri umani e combattere la corruzione nel campo dei servizi collegati all'immigrazione. Ricordato che il nostro comune non ha aderito alla rete SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, al momento non ospita rifugiati. Dato che nei giorni scorsi si è tenuto l'incontro tra il sindaco e il prefetto riguardo l'accoglienza dei rifugiati nel nostro comune, i consiglieri di Vivere Villastrenone chiedono qual è stata la richiesta del prefetto riguardo la questione accoglienza in relazione al nostro comune e quale sarebbe la posizione della nostra amministrazione qualora venissero reperite sul nostro territorio strutture idonee a tale accoglienza. Grazie. Sì, dunque, confermo che c'è stato un incontro tra me e il prefetto 2 settimane fa ormai, nel quale il prefetto non mi ha chiesto nulla, ma mi ha comunicato che era intenzione di aprire un centro accoglienza a Villastellone, chiedendomi al limite, ecco, mi ha chiesto questo sì un parere che non è vincolante né in via di diritto, perché non lo è, né immagino in via pratica, perché in realtà abbiamo poi scoperto che l'alloggio erano già state portate brandine e materassi, quindi evidentemente la decisione era stata presa a prescindere dal parere che avrei dato. Io mi sono confrontato con lo stato di fatto dei locali, che sul momento davanti al prefetto non avevo presente quale fosse l'immobile dal solo indirizzo. Abbiamo fatto un piccolo sopralluogo al locale, abbiamo chiesto informazioni ed è emerso che si trattava di un immobile obiettivamente fatiscente, dove vive solo più una famiglia che tra l'altro si trasferisce, dove gli impianti non erano a norma e dove era intenzione dell'associazione porre per ognuno dei 3 alloggi di 55 metri quadrati 10 immigrati per alloggio. Allora a questo punto ho fatto presente al prefetto che noi non abbiamo nulla contro l'ospitale dei migrati, ma crediamo che debbano essere ospitati in maniera non come polli da batteria messi in 10 in un alloggio da 55 metri quadrati. Però ho detto al prefetto, io stesso mi ritengo una persona equilibrata, vivessi 3 mesi in 10 in 55
50 metri quadrati, probabilmente avrei qualche poi problema relazionale dopo 3 mesi, perché di sicuro mi verrebbe un mezzo esaurimento nervoso. Quindi abbiamo invitato il prefetto di verificare che di trovare immobili e sistemazioni più idonee nel rispetto innanzitutto di chi viene ospitato, ma anche del resto della popolazione, perché evidentemente una situazione del genere non era umanamente accettabile. Dopo questa nostra, perché è stata condivisa, opinione espressa al prefetto, è venuto poi fuori anche un problema proprio da un punto di vista legale, nel senso che pare che l'affitto che era in fase di contrattazione, ma una contrattazione diciamo molto ben avviata, tant'è che i locali erano già stati occupati, non poteva essere legalmente concluso, in quanto come noto gli immobili sono soggetti a una curatela fallimentare, che il curatore contattato nulla sapeva e non è d'accordo ovviamente a stipulare questo contratto, anche lui non per motivi inconfessabili, ma perché dovendoli mettere all'asta, ovviamente li deve mettere all'asta liberi e non con un contratto non occupati, perché valgono molto meno. Quindi la questione poi si è spenta automaticamente, senza che neanche arrivassimo a un confronto. Quale sarebbe la posizione della nostra amministrazione qualora venissero reperite sul territorio strutture idonee a tale accoglienza? Beh, questa è un po' una domanda, se mi permette la battuta, cosa ne pensa l'amministrazione se domani piove? Non è che ne pensa bene o pensa male, prende atto che piove. E qua, se sul territorio ci saranno delle cooperative che troveranno delle strutture idonee all'accoglienza, l'amministrazione prende atto, perché non può né accettare né rifiutare, e cercherà di adoperarsi perché la cosa avvenga in una maniera civile, in una maniera positiva, sia per i nostri cittadini villastellonesi, sia per gli eventuali ospiti. Grazie. Solo una precisazione, poi dopo rispondo. Le cifre, quindi 30 profughi e 10 per appartamento, sono cifre che le ha riferito il prefetto? Sì, assolutamente sì. 3 appartamenti erano quelli che dovevano prendere in affitto, e gli appartamenti lì non so quali tre dei 4 fossero, ma sono tutte delle stesse dimensioni, quindi erano sui 55 metri quadrati. 10 per alloggio, la struttura avrebbe accolto fino a un massimo di 30 immigrati. Il prefetto. Non ho capito, scusi. La prima, cosa ha detto? 18 fino a un massimo di 30? No. Fino a un massimo di, era una struttura idonea, secondo il prefetto, per accogliere 30 immigrati. Dopodiché, visto che ho espresso delle perplessità, perché ho detto 30 immigrati deve essere molto grande l'alloggio, grande l'immobile. Per la verità, quando parlavo col prefetto non avevamo neanche chiaro, e non aveva chiaro neanche lui, che fossero 3 appartamenti, parlava di un immobile in senso lato, in realtà poi erano 3 appartamenti. E allora mi aveva assicurato che avrebbe iniziato a metterne 18 e non 30, però è chiaro che se si fa di questi tempi una struttura per 30, se ne mette 18, la prossima ondata dalle 18 diventeranno 30, quindi ho detto al prefetto, se lo fai di massimo di 30, io do per scontato che prima o poi sarà riempito completamente, vista la carenza, e 30 in 150 metri quadrati circa, 160, a noi è parso veramente un poco dignitoso, innanzitutto per chi doveva andarci a abitare, e quindi questo abbiamo espresso al prefetto. Poi ripeto, non è andata avanti la questione per un problema a monte giuridico, quindi la cosa è finita prima ancora di iniziare, è stato sgombrato da quanto mi risulta dall'immobile, la situazione quindi è adesso questa. Va bene, grazie. Allora, posto che a noi interessa poco, nel senso che ovviamente prendiamo atto di tutte le questioni legate alla non agibilità dei locali, e quindi se le cose stanno così, ovviamente meno male che i profughi non sono andati, non sono stati accolti appunto in questa situazione, in questo contesto. Mi pare strano, perché nei bandi in genere c'è un disciplinare che disciplina a sua volta anche le condizioni in cui queste persone abitano gli appartamenti o le case. Per esempio, so di per certo che per ogni bagno
possono stare al massimo 6 persone. Adesso non so se questi alloggi che sono 50 metri quadri, perché non li conosco, non so come siano distribuite le stanze e via discorrendo, mi sembra veramente strano. Poi dopodiché il prefetto gestisce una situazione talmente grave e di emergenza che non può evidentemente stare dietro a tutte le situazioni. Detto questo, sicuramente i CAS non sono la soluzione più gestibile e maggiormente controllabile, e penso che lei di questo non può non darmi ragione, ma perché sono io il primo a dire che ci sono tante situazioni, sono emerse tante situazioni, Roma Capitale ce lo insegna, dove c'è grossa speculazione, soprattutto nei CAS, perché ci sono queste onlus, queste cooperative rosse, nere, bianche, di tutti i colori del mondo, che non tutte ma in parte purtroppo fanno malaffari con queste con la gestione dei profughi. Allora a questo punto io mi chiedo per quale motivo noi come amministrazione non abbiamo mai diritto, per esempio, agli SPRAR, che in qualche modo comunque contempla una gestione diretta da parte dell'amministrazione, sicuramente è una soluzione appunto che è più controllabile, è una situazione che in qualche modo fa sì che le persone che vengono accolte siano numericamente anche più dimensionate a quella che è il numero di cittadini a Villastellone. Anche perché non siamo qua a dire che Villastellone deve essere riempita di profughi o di rifugiati, per carità, cioè, le cose vanno fatte con criterio, con ragionevolezza, però secondo me ci vuole poi anche un po' di strategia, perché prima o dopo si sapeva che anche Villastellone avrebbe purtroppo no, secondo me, anzi noi siamo favorevoli, perché secondo me e secondo noi Villastellone accogliesse le persone dei profughi crescerebbe e migliorerebbe anche, secondo me, per certi punti di vista, proprio i villastellonesi, perché si renderebbero conto che l'informazione purtroppo dice tante stupidaggini, e queste qua sono persone molto spesso che hanno necessità, hanno bisogno di aiuto. Prima ho fatto quella sottolineatura che tutela il benessere di tutti gli esseri viventi, perché mi riferivo proprio anche a queste persone qua, che oltre agli animali bisognerebbe anche aiutare le persone che arrivano da paesi, da situazioni critiche. Io ci ho lavorato, quindi ho esperienza diretta, e che hanno bisogno di aiuto, non tutte, ma poi lì sarà poi la questione solo la prefettura a decidere chi ha diritto allo status di rifugiato o meno, però comunque hanno diritto a avere un aiuto quantomeno. Sicuramente gli SPRAR potevano essere, dicevo, una soluzione, e preventivamente secondo me si sarebbe potuto aderire allo SPRAR. Non dico di fare come il comune di Ormea, che addirittura è stato così lungimirante da assumersi direttamente la gestione dei profughi, senza addirittura passare per un'associazione, per un ente terzo. Questi profughi oggi, che addirittura 2 anni fa avevano fatto una raccolta fondi per dare i soldi all'albergatore in modo tale che lo tenesse vuoto, a oggi con i soldi che questa amministrazione è riuscita in qualche modo a ricavare, ha addirittura sistemato la casa di riposo, ha accolto queste persone in parte di questa casa di riposo che era praticamente rovinosa, ha fatto dei progetti, ha assunto 10 persone, quindi adesso non è speculazione questo vuol solo dire che secondo me con un progetto fatto bene e mirato anche un'amministrazione comunale può aiutare queste persone e può anche venire incontro e aiutare i cittadini. C'è addirittura lo Stato, se non sbaglio, dà anche un contributo all'amministrazione nell'ordine di 500 euro all'anno per rifugiato. Capisco che non sono cifre enormi, però magari con quelle cifre lì il commercio, che non credo che andava in rovina per via dei profughi che venivano a stare qua in via Cossolo, perché credo che il nostro commercio non sia così fiorente già di suo, anzi, magari con quei soldi lì si poteva fare qualcosa, si poteva creare qualche iniziativa. Io non lo so, non sono tanti, ripeto, ma non voglio creare nessun tipo di questioni, non voglio ripeto, mi piacerebbe solo che ci fosse un po' più di lungimiranza e che ci fosse una posizione un po' più di apertura rispetto a queste situazioni, perché la criticità c'è, ci lamentiamo tanto degli altri stati europei che non si muovono per accogliere queste persone, quando neanche tutti i comuni poi in Italia
si muovono e agiscono allo stesso modo per risolvere o comunque per cercare di migliorare questa situazione che, ahimè, è una situazione molto critica. Grazie. Va bene. La successiva interpellanza è interpellanza sul gestione del verde pubblico, primo firmatario Rasori. Prego. Grazie Presidente. Premesso che i volontari all'interno di una comunità sono da considerarsi una risorsa a prescindere dalle mansioni svolte, considerato che l'impiego di volontari comporta un sensibile risparmio per quanto concerne le spese pubbliche, preso atto che nel 2017 la gestione del verde pubblico richiede una sensibilità, un'attenzione ma anche una competenza e soprattutto una responsabilità maggiore di quanto si richiedesse in epoche precedenti, tenuto conto che abbiamo raccolto ancora una volta diverse segnalazioni riguardanti il mancato rispetto di alcune norme relative alla sicurezza da parte dei volontari, consiglieri di Viver Villastellone chiedono: uno, che venga individuata una figura con dichiarate specifiche competenze in materia di gestione delle aree verdi pubbliche da affiancare i volontari, e due, che l'amministrazione comunale si impegni a monitorare e garantire il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei volontari del verde nel corso dello svolgimento della loro attività, soprattutto allo scopo di prevenire incidenti che possono minacciare l'incolumità dei volontari stessi. Grazie. Grazie, risponde il consigliere delegato Gaido. Grazie. Dunque, vabbè, prendo atto delle segnalazioni, vi ringrazio, anche se insomma, ho già visto anch'io in alcune occasioni attività un po' a rischio e seduta stante ho ripreso le persone responsabili dell'associazione a dovuti modi. Non ultimo, abbiamo fornito a questa associazione dei dispositivi individuali ad ognuno di protezione individuali e abbiamo fatto presente che comunque nell'utilizzo delle apparecchiature solo alcuni possono utilizzare certe apparecchiature e altri no. Ho convocato un incontro con tutti i componenti dell'associazione, se riesco già nel fine settimana, altrimenti inizio della prossima settimana, cercherò di vedere con loro se esiste la persona, oltre al Presidente, perché è già lui ne è responsabile, se esiste una persona che si prende la delega di fare da capofila di tutti gli associati. Se così non fosse, perché come voi, cioè l'associazione deve, ci dà un grosso aiuto, vorrei che rimanesse, non vorrei andare allo scontro sicuramente, l'alternativa potrebbe essere quella di togliere alcune parti, cioè dire non eseguite più lavori in certe zone a rischio, passandole poi a chi ha l'appalto in questo momento. È chiaro che andremo a togliere del denaro che avremo risparmiato e quindi magari faremo meno lavoro poi preventivo come ultimamente stiamo facendo di anno in anno. Grazie, prego Rasori. Grazie Presidente, grazie consigliere Gaido. Io ho evitato, cioè noi abbiamo evitato appositamente di inserire il suo nome nel testo perché non volevamo in qualche modo ledere il suo impegno in questa materia, ma è anche una sorta di precauzione nei suoi confronti. Già in commissione tempo fa avevamo discusso, si ricorderà, sulla questione dell'assicurazione, che sì, riguarda i volontari del Verde, ma riguarda anche lei che in qualche modo è il loro referente. Infatti mi ha risposto a una domanda che avevo dimenticato di mettere, appunto, che era quella relativa ai dispositivi di sicurezza, in quanto se il Comune non aveva consegnato questi dispositivi era in qualche modo in difetto, quindi da questo punto il Comune il suo dovere l'ha fatto. Mi interessava anche l'altro punto, nel senso che mi rendo conto, come dice anche la relazione della Corte dei Conti, che uno dei risparmi da effettuare riguarda proprio la gestione del verde. Cito però l'esempio di, adesso non voglio, mi ero segnato alcuni appunti che mi erano stati fatti su interventi in passato di potatura non idonea o piantatura di piante, di alberi non autoctoni che possono in qualche modo minacciare anche l'ecosistema, per usare una parola grossa. Mi interessa soprattutto il fatto, suggerire, come stanno facendo a Carmagnola,
che hanno trovato la collaborazione di un agronomo in pensione che dà la sua, il suo contributo volontario proprio per aiutare anche a selezionare le piante che in qualche modo possono risultare minacciose per, sia per le altre piante vicine ma anche per i cittadini. Quindi il mio invito era, se possibile, individuare una persona che avesse queste competenze, ovviamente che se lo facesse gratis sarebbe tanto guadagnato. Mi rendo conto che non è facile, però appunto la botanica è una materia molto complessa, nonostante gli impegni volontari del Verde mi rendo conto che ci sono delle capacità a cui nemmeno loro con l'impegno possono arrivare. Grazie. Grazie. Allora, prossima e ultima interpellanza su degrado urbano e problematiche legate alle viabilità in zona oltre ferrovia, primo firmatario, Francesco De Maria non c'è, direi che passa al secondo. Ma chi vuole? Considerata la carenza di cestini per la raccolta di rifiuti dislocate lungo la zona, rilevata la scarsa fruibilità delle aree verdi collocate in Corso Europa, Largo Prati, Via del Ravin, Via Borgo Nuovo, spesso caratterizzata da insufficiente manutenzione per quanto riguarda le attrezzature di cui sono dotate, evidenziata la scarsa manutenzione del manto stradale che affligge Via Palormo, Via Prati e Via Borgo Nuovo, sottolineata la pericolosità di diverse strade della zona e in particolare Corso Europa, sulle quali spesso i veicoli in transito viaggiano a velocità molto elevate, i consiglieri di Vivere Villastellone chiedono se l'amministrazione comunale abbia intenzione di intervenire rispetto alle criticità sopra menzionate. Chiaramente stiamo parlando della zona della Baia oltre ferrovia, non abbiamo... Ok, grazie, risponde con il vice sindaco Principe. Allora, nella zona adesso faccio fare nelle prossime settimane un censimento dei cestini che ci sono in essere per vedere poi rispetto agli attuali se dobbiamo potenziarne o meno, o se non ce ne sono, mi sembra di averne contati 4 in quella zona lì, vediamo se 4 sono sufficienti, eventualmente chiederemo al COVAR se ce ne può, possiamo aggiungere un paio, quelli che necessitano, fermo restando che poi dobbiamo implementare chiaramente lo svuotamento con l'impresa stessa. Dopodiché nelle aree verdi di competenza, quindi Largo Prati, Via del Ravin e Corso Europa, noi avevamo l'attrezzatura di gioco, noi abbiamo una altalena in Via del Ravin in legno, dopodiché abbiamo al campetto di Corso Europa abbiamo uno scivolo e un'altalena adiacente al campo sportivo. E in via del Ravin da di dietro non c'è più nulla se non una panchina, perché erano stati tolti perché lì non c'era utenza. Allora, una volta che era stata dimostrata, no, in via del Ravin, scusate, in via Largo Prati, scusami, in via Largo Prati, via del Ravin c'è un'altalena, in via Largo Prati l'avevamo eliminata una volta perché non c'era utenza. Per quanto riguarda la manutenzione, quest'anno abbiamo fatto la manutenzione, come peraltro ci avete anche ricordato voi, in tutta la zona del Parco dell'Eva, aggiungendo un gioco anche in Piazza Primo Maggio e facendo tutta la ricertificazione che sono a disposizione, come avevamo detto. Vediamo in quest'autunno la manutenzione, vediamo di andare a vedere questi due posizionamenti nuovi di via del Ravin e di Corso Europa. Per quanto riguarda il manto stradale, cosa dire? È stata lungimiranza, siccome sapevamo che veniva la fibra ottica e 2 anni che non asfaltiamo perché sapevamo che l'avrebbero tagliata tutta a Villastellone. Quindi fino a ottobre dobbiamo avere pazienza perché a Villastellone la taglieranno tutta in lungo e in largo per mettere la fibra. Dopodiché, no, questa è una certezza perché avete visto il cantiere. Dopodiché passeremo, questo per dire che c'è una lungimiranza anche nei lavori che dobbiamo fare, no? Strategia. No, dopodiché passeremo a un minimo di ripristino, fermo restando che secondo me via Borgo Nuovo e via Prati e Corso Europa non sono così malmesse. Quello che è malmesso è via Pralormo, sono d'accordo con voi perché è stata tagliata a destra e a sinistra per i vari interventi che sono stati fatti, vedremo di metterlo nell'elenco. L'ultimo è la velocità. Lo capisco, non è il problema di mettere, vero Gianni, un dosso in più o due, per di più lì non c'è. Il problema è proprio perché noi continuiamo ad andare
a diseducare secondo me i guidatori, no? Perché con il fatto che in qualche maniera li dobbiamo obbligare a rallentare è quasi come una sfida. Poi io capisco che esiste il problema, probabilmente la prendono come un'autostrada e vanno forte. Se vogliamo perseguire la strada di mettere un ulteriore vincolo per impedire, possiamo pensarci, lo valutiamo, fermo restando che ad esempio già per dirne una in via Madonna tutti quanti ci stanno chiedendo di toglierli perché non servono, perché in ogni caso una volta che ci prendi l'abitudine vai lo stesso veloce con il disturbo della quiete intorno. È vero che in Corso Europa di quiete è già abbastanza quiete, non ce n'è molta di popolazione intorno, però voglio dire diventa poi un'ulteriore sfida. Lo valutiamo. Bene. Sì. Ma no, posso rispondere? Okay. Prego del vento. Grazie. È vero che via Pralorme è quella messa peggio di tutte, via Borgonovo peggio, sì. Ho detto meglio, no, ho detto peggio. Ah no, peggio, scusa, peggio. Via Borgonovo, il riferimento era più al tratto che va da via Borgonovo a Corso Europa, quel tratto lì è l'altra strada che passa davanti alle villette, che non dovrebbe essere ancora via Borgonovo quella, se non sbaglio. Comunque, quel raccordo che c'è fra dove ci sono poi i giochi in Corso Europa. Io mi riferivo più che altro a quel tratto di strada lì quando parlavo di via Borgonovo. Via Lunga quella, vedi? Ecco. Bene, allora ho sbagliato io, scusa. Ma lui perché è autoctono della zona. Rispetto ai giochi non sono fruibili perché secondo me sono scarsamente anche forse attrattivi. I giochi di Corso Europa, il campetto stesso, non è in belle condizioni, cioè un bambino va lì, rischia di farsi anche male, cioè tutto non è curato. I giochi sono, non so, ma penso che è tanto tempo che non si prenda più cura di quei giochi lì. No, ma sono abbastanza anche, non sono in buono stato, poi insomma c'è anche il rischio secondo me di farsi anche male, poi nessuno si è mai fatto male, per carità, meno male, però era più che altro un suggerimento il nostro. Corso Europa, non, il manto stradale, ci riferivamo al fatto che comunque è proprio anche degradato. Io insieme ai miei colleghi abbiamo anche visto che c'è proprio un po' uno stato un po' di più di degrado anche rispetto al resto del paese, quasi di poca considerazione. Spero che non sia così, c'è proprio l'erbaccia che cresce sui bordi delle strade in Corso Europa, mi sembra proprio poco curata. Questa è una sensazione, per carità, auspichiamo più che altro che ci sia un po' più di riguardo rispetto a questa zona, perché il fatto che non ci siano magari locali commerciali e non ci sia un grosso transito, i cestini dell'immondizia sono un problema perché ce ne sono veramente pochi, cioè in via Pralormo non c'è un cestino dell'immondizia, uno attraversa via Pralormo fino a che non arriva in via Cossolo non c'è un cestino dell'immondizia. Chi ha i cani, chi vorrebbe, abbiamo fatto un regolamento sulle deiezioni animali, abbiamo parlato sugli animali, parlando delle deiezioni, ne abbiamo parlato anche in sede di commissione, se non ci sono gli strumenti poi per poter buttare via gli escrementi diventa poi complicato, no? Rispetto invece a Corso Europa, io non sono di quelli favorevoli ai dissuasori della velocità perché mi stanno abbastanza antipatici anche a me, però il problema va segnalato perché poi probabilmente, non so se vi è mai arrivata segnalazione rispetto a questa problematica qua, però in Corso Europa, soprattutto la sera, anche qua ce l'hanno già, invece a noi ce l'hanno segnalato che ci sono delle auto che vanno a velocità molto molto sostenuta, perché poi lì è tutto dritto e viene anche facile schiacciare probabilmente l'acceleratore, no? Magari via Madonna non è così appetibile da quel punto di vista. Comunque, grazie. Comunicazione del sindaco, prego. Volevo fare una comunicazione al Consiglio con una richiesta di risposta scritta poi. Esposizione cartello presso stabile via Cossolo 75. Permesso che sullo stabile di via Cossolo 75 è stato esposto da oltre una settimana un cartello che si evidenzia qui di seguito. Permesso che tale comunicazione è stata esposta su carta intestata del Comune a firma anonima. Considerato che tale comunicazione non assolva ad un qualsiasi interesse pubblico ma esclusivamente un interesse privatistico, preso atto che il sottoscritto capogruppo ha richiesto in data giovedì 27 2017 un incontro per approfondire tale circostanza con il sindaco o con il responsabile
sede di tale procedimento, che alla data odierna non ha avuto alcun riscontro, evidenziato come il gruppo consigliare di Villa Sellone Democratica reputa tale pubblicazione una sorta di abuso di ufficio e pertanto ne richiede l'immediata rimozione, il sottoscritto consigliere comunale chiede: chi è la persona o l'ufficio responsabile dell'affissione di tale pubblicazione? Secondo quale norme previste dai regolamenti è stata pubblicata tale affissione dall'ente pubblico su uno spazio privato? Qual è la tutela dell'interesse pubblico in tale comunicazione? Qual è l'ordinanza di cui si promuove tale atto? Grazie.